Prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Bene, le sue generalità, dottore, per cortesia. Ruggero Perugini, nato a Roma il 2 settembre 1946, attualmente residente a Washington, in Chevy Chase. Vuole rispondere per cortesia alle domande del pubblico ministero? Sì, sono disposto a rispondere. Grazie, Presidente. Dottor Perugini, vuole dire innanzitutto alla Corte qual è la sua professione? Io sono vicequestore primo dirigente della Polizia di Stato, 20 anni di servizio nella Polizia, attualmente svolgo la funzione di liaison officer fra la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, e l'FBI, e questo è il motivo per cui vivo e lavoro a Washington. Ecco, dottor Perugini, vuole spiegare invece prima di questa sua distacco a Washington qual era la sua attività in Italia? Sì, io ho iniziato i primi anni 70 come ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, prima in servizio alla seconda compagnia speciale di Roma, poi alla compagnia dell'Euro. Sono entrato nel 75 in Polizia, la mia prima assegnazione come sede è stata Udine, dove ho lavorato alla squadra mobile per alcuni anni. Poi sono stato trasferito a Torino in occasione del processo alle Brigate Rosse, lì ho svolto sempre funzioni presso la squadra mobile. Infine sono stato trasferito a Firenze nel 1979, dove ho lavorato presso la squadra investigativa stranieri, l'ufficio di prevenzione territoriale. Sono stato assegnato per un breve periodo alla Criminal Pol di Palermo, poi sono rientrato a Firenze e ho prestato servizio alla squadra mobile, sezione omicidi. E questo è quanto. Ecco, dottore, quindi lei ha avuto prima un'esperienza prima di venire a Firenze, di polizia giudiziaria, se non capisco. Sì. Qui a Firenze si è occupato, ha detto, di omicidi. Esattamente. E non, soltanto d'omicidi. Sì. Beh, se non sbaglio lei ha detto alla sezione che si occupava degli omicidi anche. Sì, esatto. La domanda che io volevo farle io è questa. Nella sua esperienza alla squadra mobile di Firenze, lei ha avuto occasione di incontrarsi con casi di omicidio ai danni di persone appartate? No, gli unici casi di cui noi abbiamo conoscenza sono appunto quelli dell'autore dei duplici omicidi, dal 68 all'85. Ecco, altri casi del genere lei nella sua attività, se non a Firenze, ne ha avuto conoscenza? No, devo dire che anche sotto il profilo della ricerca criminologica casi del genere sono piuttosto inusuali, anzi direi praticamente unici. Abbiamo svolto ricerche per molto tempo, per molti anni, proprio nello scopo di individuare, di identificare possibili, simili o casi delittuosi, per trarne delle esperienze che potessero essere utilizzate investigativamente. Non ci siamo riusciti. Non esiste, per quanto è dato a me di conoscere, un analogo tipo di serie delittuosa. Abbiamo individuato nel corso di questa investigazione un caso di aggressione che coinvolgeva coppie, si tratta per l'appunto di un omicidio del 1951. Ecco, ci vuol chiarire come mai vi ha interessato dal punto di vista investigativo? Beh, dal punto di vista investigativo non potevano interessarci in quanto presentava delle sorprendenti analogie sia di carattere oggettivo che nel modus operandi con quello che era quelle che avevamo riscontrato sul luogo dei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze. Analogie che erano
realmente... Ce le vuole chiarire, ecco, magari sinteticamente. Sì, sinteticamente posso dire, cominciamo dalla collocazione geografica, dalla natura dei luoghi in cui l'aggressione era avvenuta. Non soltanto quello, una cosa che ci colpì fu l'impiego di un duplice strumento lesivo in quel tipo d'omicidio. Ci vuol chiarire meglio? Un duplice strumento perché lesivo. Perché alla Corte è stato detto, per ora, sa che è stato usato un coltello. Lei invece ci sta dicendo che era un duplice strumento. Ci vuol chiarire? Sì, dunque il cadavere, per quanto ci fu dato di leggere dai verbali che noi recuperammo, presentava quello che si chiama overkilling. Cioè una... Prego? Ecco, vuole spiegare. Ecco, l'overkilling è quando sul corpo di una vittima si notano più lesioni di quelle che sono necessarie a causarne la morte. Esattamente questo tipo di lesioni e questa eccessiva volontà lesiva fu poi trovata sui corpi delle vittime. Come ha chiamato questo tipo? Chiedo scusa, noi non abbiamo un corrispondente termine, sì, lo chiama overkilling. Overkilling, bene. E, per esempio sul cadavere del Bonini, il cadavere del Bonini presentava lo sfracellamento del cranio. Leggemmo sulla sentenza con cui veniva condannato per l'appunto l'imputato signor Pacciani. Leggemmo che si ipotizzava l'impiego di un corpo contundente e impiego anche piuttosto protratto e piuttosto violento di questo corpo contundente, e questo a parte il numero delle lesioni del coltello che, se non vado errato, dovevano essere circa 19-20. Adesso c'è la sentenza, se la Corte lo ritiene opportuno la può acquisire ex 507, sì. Codice. Prego. Ma c'erano altri particolari, molti altri particolari che richiamavano... Ecco, questa sul duplice strumento lesivo, scusi, si è fatto un'idea da questi documenti come erano state prodotte? Mi pare di ricordare, ma se rileggiamo la sentenza potremmo essere più... Vediamo cosa ricorda lei, fa parte della sua indagine, c'è sì, che si trattava di un corpo contundente, tipo bastone o pietra. Cioè mi parve che i giudici d'allora non ritennero attendibile la versione dei calci inferti dal Pacciani al Bonini Severino, perché ritennero che il complesso lesivo che aveva provocato lo sfracellamento vero e proprio del cranio non poteva essere un coltello, insomma. No, certamente no. Poi ecco, anche dal tipo di lesioni dovrei a questo punto... Prego, ci spieghi quello che ha accertato lei. Ecco, fa parte della sua indagine, no? Esatto. E allora lei riferisce questo. Ecco, ho parlato prima di overkilling, cioè un numero di colpi, un numero di lesioni superiori a quelle strettamente necessarie a provocare l'uccisione. E per noi è importante anche le sedi, la collocazione delle lesioni. La collocazione delle lesioni è importante per un fatto. Questo rientra un pochino in quello che chiamiamo il modus operandi dell'autore dei delitti. Al momento il modus operandi è quella serie di comportamenti che vengono posti in atto dall'autore perché funzionano. Ecco, sono comportamenti collaudati, quindi la ripetizione è quasi automatica. Ognuno di noi ha un suo modo particolare di fare una determinata cosa. Questo si riproduce esattamente nello stesso modo nelle uccisioni. Questa è la sua esperienza? Questa è non soltanto la mia esperienza, direi che è un'esperienza confortata da studi molto approfonditi che hanno già... Oramai sono... Beh sì, hanno... Letteratura criminale? Letteratura criminale, e parliamo di 15 anni di esperienza alle spalle, di ricerche fatte non soltanto... Ecco, noi siamo arrivati proprio per ultimi nel campo. Ci chiarisca proprio nei dettagli. La concentrazione delle ferite, ecco, quindi la concentrazione delle ferite e il tipo di ferite, soprattutto le ferite gratuite, cioè quelle inferte, quelle che sono over, quelle che vanno al di là
dell'uccisione, del conseguimento. Quindi della, che nell'economia morte. Della morte non hanno... Non hanno rilevanza. Benissimo. Non hanno rilevanza. Sono una nota identificativa di un comportamento gratuito, apparentemente... Gratuito ai fini della morte. Gratuito ai fini della morte. La morte. Capisca di cosa... Ecco, quelle sono importanti perché un fatto come un omicidio viene memorizzato. Qualsiasi fatto importante nella vita di un uomo viene memorizzato e sedimenta nella memoria e automaticamente, al momento in cui ci si trova a ripetere quello stesso tipo di comportamento, c'è, direi... molto, molto più che frequentemente, un'automatica ripetizione degli stessi atti e quindi il mirare gli stessi bersagli e quindi il ripetere, non sempre nei dettagli precisi, ma approssimativamente lo stesso tipo di comportamento. Lo chiamerei quasi una sorta di memoria muscolare, perché quel comportamento ha dimostrato di essere funzionale e molto spesso... Questa memoria che viene a depositarsi viene a ripetersi quasi senza che l'aggressore se ne renda conto quando ripete lo stesso tipo di omicidio, di uccisione. Potremmo parlare ancora a lungo di questo, ma vorrei essere sintetico. Sì, ecco. Nella sintesi, se lei ricorda nella sintesi quali tipo di ferite presentava questo cadavere, in quali zone e di che tipo. Lei ha parlato di fratture, se non ho capito male, al cranio, no? Al cranio, ecco, esatto. E le lesioni da coltello c'erano? C'erano numerose lesioni da coltello. Ricorda sì, come erano localizzate? Per noi quelle, ecco, io direi che quelle che ritengo più importanti sono le prime lesioni, perché... evidentemente. Io mi oppongo a queste domande, Presidente, mi scusi, io stavo leggendo un'altra cosa, mi oppongo perché si vuole far rientrare quello che è già uscito attraverso... Avvocato, la domanda è ammissibile, le domande sono ammissibili, quindi la sua opposizione è respinta. Prosegua. Dicevo, quindi, le prime ferite, perché... Evidentemente sono importanti, se l'assassino ha una precedente esperienza sa che mirare a quel particolare punto del corpo può provocare... Ha detto ce ne sintetizzava alcune, ce lo vuol far presente. Sì, esatto. Io fui colpito per esempio dal fatto che il cadavere del Bonini, leggendo gli atti, risultava presentare in particolare una ferita alla tempia, una ferita lunga e arcuata, quale poi, rileggendo i fascicoli della serie dei duplici omicidi, riscontrai sul cadavere della Pettina Stefania. Quindi questo è un fatto che nella sua indagine l'ha colpito? Sì. Inoltre un complesso di ferite, per l'esattezza tre, che erano ferite evidentemente... su un corpo agonizzante o già morto, sulla schiena. Questo tipo di ferite le riscontriamo in un altro duplice omicidio. E soprattutto la gratuità del complesso lesivo, di questo complesso lesivo, che è importante perché serve a focalizzare bene quelli che sono i modi, quella che è poi l'applicazione di una tecnica da parte dell'assassino. Ma altri elementi univano, per quanto avemmo modo di rilevare, l'omicidio del 51 con gli altri. Quindi dicevo, l'aspetto geografico, la natura dei luoghi è il Mugello. Cioè? Il Mugello, una zona isolata della campagna. Zona isolata della campagna che poi riscontriamo in tutti gli altri duplici omicidi. Il comportamento dell'autore del delitto del 51. Il delitto del 51 fu giudicato come un delitto d'impeto, il delitto di un amante che
si vede tradito dalla fidanzata ed uccide. In realtà, rileggendo attentamente gli atti, noi avemmo modo di osservare che nel delitto del 51, perché questo ce lo raccontò non a noi, ma lo raccontò ai giudici di quel processo, Pacciani stesso, lui aveva notato i due, la fidanzata e il Bonini, venire insieme. Il Bonini aveva una mano sulla spalla della sua fidanzata, della fidanzata del Pacciani. Aveva seguito i movimenti, li aveva spiati e poi racconta che nascosto dietro un cespuglio aveva atteso, aveva sentito i due parlare, aveva sentito il Bonini che diceva alla sua fidanzata, dice se fai le brava con me ti do 2000 lire così ti compri la bicicletta. Beh, questo spostarsi, questo pedinare, questo seguire, questo rimanere nascosti e intervenire dopo ci lasciò piuttosto... Scusate se però intervengo io ora, perché qui mi sembra che si stia ricostruendo del come siete arrivati a Pacciani. Sì, esatto. La domanda era quella, quali delitti lei ha conosciuto? Io ho conosciuto quelli e quello del 51, se non ho capito male, ci sta dicendo il dottor Perugini, mi è sembrato importante, Presidente, noi stiamo ricostruendo i fatti e ci stiamo almeno così è la mia domanda, poi veniamo, perché se quello l'ha fatto il Pacciani non dipende da noi, noi stiamo esclusivamente cercando di capire com'era quel fatto e poi perché studiando gli omicidi seriali siamo venuti a Pacciani. Forse sarebbe meglio allora dire come siete arrivati a quel fatto, come siete arrivati a Pacciani, penso. Sì, lo chiediamo. Forse è una Presidente, questione di sintesi. Io capisco le necessità della Corte, capisco la necessità della sintesi, però io ho davanti il test del dottor Perugini che ha studiato e analizzato questi fatti per 4 anni, non posso in 5 minuti... Prima di arrivare al delitto del 51 si deve arrivare a Pacciani, allora come si arriva a Pacciani? No, Presidente, scusi, la strada che ho preso io è diversa. Basta. Noi abbiamo esaminato i fatti. La domanda è stata, mi scusi, perché forse l'impostazione è questa. Quali fatti di omicidio ci sono stati in Toscana? Il dottor Perugini mi ha detto 8 che conosciamo più un altro. Quindi io sto facendo domande al dottor Perugini sui fatti. Se poi di uno è autore Pacciani, a noi lo diremo, anzi lo sappiamo benissimo tutti. Però in questo momento stiamo esaminando, almeno io chiedo... Andiamo avanti, pubblico ministero. Se sono omicidi seriali o meno, tutto qui. Prego, dottor Perugini, almeno per quel che mi riguarda. Mi scusi, Presidente, non ho capito bene. Si sta parlando del 51 o dei fatti oggetto dell'imputazione? Si parla del 51 perché, secondo il pubblico ministero, il 51 è riferibile poi... Come è fatto? Poi ci spiegherà perché da questa analisi sono andati a Pacciani. Mi scusi, Presidente, io mi devo opporre, mi perdono, perché il 51 non c'entra più nulla. Io mi devo Avvocato, sono fatti di indagine. Non solo, c'è un certificato penale che riprende una condanna del 51. Perché mi volete dire che non c'entra nulla? Ho già detto che le domande sono ammissibili. Magari ecco un momentino di concisione. Il certificato penale si chiama il cancelliere. Per favore. Dottore, noi proviamo ad andare avanti. Sì. Almeno noi dobbiamo, almeno lei, cortesemente spiegare la sua indagine. Perfetto. Niente, e il Pacciani interviene leggendo gli atti di quel processo. Spieghi pure al momento in cui spieghi pure come mai da questo insieme di conoscenze sugli omicidi lei ha cominciato a indagare sul Pacciani. Così. Sì, cominciamo a dire come siamo arrivati al nome di Pacciani. Certo, con tutti i dettagli perché così. La cosa in sé inizia nell'89. Per essere precisi, a giugno del 1989. Nel giugno del 1989 una delle ipotesi che noi ci ponevamo, di indagine che noi sviluppavamo, una delle tantissime, fu il silenzio dell'autore dei duplici omicidi, fra alcuni omicidi e un altro, in particolare dopo l'ultimo omicidio. A giugno del 1989 erano passati quasi 4 anni dal settembre 85, quando fu consumato l'ultimo duplice omicidio nella piazzola di Scopeti. Una delle possibili ipotesi, ecco, le ipotesi potevano essere diverse. Una era che
l'autore fosse morto. Ma noi eravamo tenuti a considerare l'ipotesi peggiore, cioè che fosse ancora vivo e pronto ad uccidere. Allora che fosse stato trattenuto perché incapacitato materialmente ad uccidere, teniamo conto del fatto che l'85 segna la fine di una serie delittuosa in cui c'è stato un crescendo di omicidi. 2 omicidi nell'81, uno nell'82, uno nell'83, uno nell'84, uno nell'85. Quindi eravamo tutti autorizzati a pensare che dopo quella serie il mostro avrebbe continuato su questa cadenza. Non lo fece. E il fatto che lui non lo fece per noi fu un motivo di perplessità. Dovemmo sviluppare queste possibilità. Quindi, come ho detto, l'ipotesi era non è morto. L'ipotesi era è stato materialmente incapacitato, malattia, carcere, manicomio, ad uccidere. Oppure si è sentita la polizia troppo vicina e ha preferito interrompere. Non era un fatto nuovo, perché già, considerando tutti i duplici omicidi, come noi siamo persuasi, commessi da un'unica mano, c'era il varco temporale fra il 68 e il 74, il varco ancora più lungo fra il 74 e l'81, molti anni. Le ipotesi che noi sviluppammo partimmo dal presupposto che l'autore degli omicidi era vivo. Scusi dottore, sempre per cercare di essere più sintetici possibili, ma per chiarire almeno il procedimento logico, come mai, questo bisogna dirlo, certo, lei si convinse, lei come polizia, poi gli atti processuali qualcosa ci hanno già detto e li vedremo, si convinse che era un'unica mano? Lei ha detto come presupposto, ce lo vuole spiegare? Allora io cercherò di essere il più chiaro e sintetico possibile. Purtroppo, ecco, è un po' di tempo ci vuole, questo, noi la chiediamo. Un minimo di tempo bisogna dedicarlo. Io ho prima parlato del modus operandi come il complesso di quegli atti che sono utilizzati dall'autore perché funzionano. Per esempio, lo scegliere le notti buie, lo scegliere e privilegiare un certo tipo di strumento lesivo, per esempio il recarsi in zone lontane dalla pubblica e privata difesa, il codice, ma comunque lontane dallo sguardo, zone della campagna. Ognuno di questi elementi a noi suggerisce qualcosa. Però è un modus operandi, il modus operandi può anche variare nel corso del tempo, può variare nel corso del tempo in quanto l'autore si perfeziona, acquista maggior sicurezza, rivede quanto ha fatto alla luce dell'esperienza. Però c'è un altro tipo di dati presenti sul luogo dell'omicidio. Ogni scena del crimine racconta una storia e questa storia è in realtà costituita da quello che noi preferiamo chiamare la firma dell'assassino. Gli americani dicono il biglietto da visita. La firma dell'assassino è costituita da tutti quegli atti, quei comportamenti, quelle scelte che sono gratuite, che non sono strumentali rispetto alla commissione del reato, cioè non servono a conseguire l'uccisione, la morte delle vittime, ma sono tipiche, caratteristiche di un medesimo autore. Per esempio, nel nostro caso, ecco, mi attengo ai nostri casi, potrei fare esempi forse più evidenti, ma credo che i nostri casi vadano bene. Per esempio, la scelta di un medesimo bersaglio, la coppia. Vedete, in questa indagine si è sempre spesso parlato di ritualità. Questo termine ha anche indotto una serie di illazioni, sette sataniche, insomma tutte ipotesi che lasciano il tempo che trovano, almeno alla luce dell'esperienza scientifica e di polizia. Però il rituale effettivamente esiste ed è proprio la somma di tutti questi atti gratuiti. La scelta delle coppiette. Un assassino sadico, un normale assassino sadico, uccide, si prende una vittima, una prostituta, un passante, una qualsiasi cosa. Non ha, ecco, diciamo è disponibile a procurarsi qualsiasi tipo di vittima. No, questo assassino qui vuole la coppia. E questo è un dato estremamente importante, perché significa
e questa è una storia che ci racconta l'assassino stesso, significa che la coppia per lui è importante, che lui ha bisogno di una coppia. Un altro elemento che emerge dalla scena del crimine è che il vero centro dell'attenzione dell'assassino è la donna, il corpo femminile. Corpo femminile che però ha un significato in quanto inserito in un ambiente di coppia. Dopo che ha ucciso l'uomo, l'assassino mostra quasi disinteresse per lui, sembra quasi un ostacolo da eliminare, ma prima ha un'importanza estremamente fondamentale, perché serve a costituire la vittima, e la vittima è la coppia. Però sulla donna lui compie delle mutilazioni, mutilazioni che sono estremamente significative, mutilazioni che sono, non bisogna lasciarsi ingannare, sono piuttosto comuni in certe serie omicidiarie. Almeno sono sembrate a lei? Sì, nei delitti sessuali normalmente, soprattutto quelli che vengono chiamati lustmörder, e cioè i delitti per voluttà, l'assassinio per voluttà, l'assassino sbrana il corpo delle vittime, no? Qualche volta arriva all'estremo disgustoso del cannibalismo, ma mostra un desiderio di possesso del corpo della vittima e naturalmente possesso che si rivolge agli organi sessuali. Nelle scene dei duplici omicidi del cosiddetto mostro di Firenze c'è una mutilazione fredda. Non ci sono tracce di questa frenesia di sangue, di questa sete di sangue, che tanto è vero che esiste, che il codice penale tedesco la codifica. È una scena fredda, è una scena che suggerisce il disprezzo dell'assassino per la vittima. Quale vittima? Per quella vittima, per quella donna inserita in una situazione di coppia. L'asportazione del pube e del seno sinistro, poi nel corso delle indagini anche per i medici legali ci aiuteranno a definire meglio l'area di interesse, perché lui asporta il pube e la parte coperta di peli in particolare. Quindi abbiamo questo tipo di mutilazioni, chiamiamole rituali, segno di disprezzo. Quegli omicidi, tutti gli omicidi, sono un insulto alla donna. Così vengono letti, così li abbiamo letti noi, così li hanno letti i medici legali per i di Modena, così li hanno letti gli americani che hanno 15 anni di esperienza in questo tipo di omicidi. Ecco, rimaniamo a come l'ha letta l'indagine sua, dottore. L'indagine, come l'abbiamo letta noi, è in questi termini. Questo faceva parte della firma dell'autore, ma ancora più importante... Il rituale, quindi, lei dice. Esatto, il rituale. Ma ancora più importante, c'è la disposizione dei corpi sulla scena del crimine. Il mostro di Firenze allontana la donna dal corpo dell'uomo. Vuole il corpo della donna lontano dal corpo dell'uomo. E questo per noi era indicativo di un desiderio di possesso. Questa era la forma di possesso, di gelosia. Che a voi è sembrata interessante. Che a noi è sembrata indicativa. Ora, non c'è bisogno di essere un esperto, di essere uno psichiatra, uno psicologo, per dedurre queste cose. Lo hanno fatto tutti, credo tutti coloro che a torto o a ragione si sono interessati di questo caso, hanno letto le stesse cose. Le abbiamo lette anche noi. E questo era un dato importante. E un dato importante era anche la gratuità di certe lesioni. Quindi la disposizione. Cioè? La gratuità di certe lesioni, tutti i corpi delle vittime mostrano ferite in numero superiore a quelle strettamente necessarie per conseguire l'uccisione. Capito benissimo. Quindi sarebbe l'overkilling. L'overkilling, questo esatto. È quello che è sembrato a voi, era il perché io avevo fatto quella domanda all'inizio. Stavamo cercando di dire che sono seriali, o almeno ci sono sembrate, non vogliamo forzare assolutamente nulla. Bene, però in questa maniera diciamo è più razionale, perché si
si parte dall'ipotesi di lavoro. Presidente, noi la prendevamo di là. Ora la prendiamo di fondo, è uguale, insomma, il risultato a noi ci interessa. E poi, se mi permette, un'ultima osservazione. Prego. Un paio di osservazioni. Prego, prego, sì. Il duplice strumento. Ipotesi di lavoro. Sempre ipotesi di lavoro. Sulla scena degli omicidi del mostro di Firenze c'è il duplice strumento. La pistola, il coltello. La pistola, il coltello. L'uso di un duplice strumento per noi è importante. Io sto parlando di come ragionavamo noi, di come ragioniamo noi, di come abbiamo sviluppato un'indagine. Questa è la domanda, non si preoccupi. Le nostre deduzioni possono essere criticabili. Certamente, non si preoccupi, dottore, io ho fatto la domanda come l'ha letti lei. D'altra parte erano fatti per voi a quel punto. Esatto. Stiamo esaminando, era questo l'inizio delle domande, era sui fatti. E mi consenta di introdurre un elemento del quale parlo con una certa... perplessità, perché non vorrei che fosse preso come un fatto suggestivo. Ma in due dei duplici omicidi l'assassino asporta il seno sinistro della donna. L'asportazione del seno sinistro, perché solo il seno sinistro? Perché proprio il seno sinistro? Penso che non sappiamo dare una risposta sicura. È un perito oppure un... è uno che ha fatto l'indagine. No. Ipotesi di lavoro. Sto parlando di ipotesi di lavoro. Sto raccontando come abbiamo ragionato noi. Come avete letto dei fatti oggettivi. Come abbiamo letto dei fatti oggettivi. Oh, ecco, diverso da ragionare. E con questo rispondo alla domanda precedente, avendo raccontato in modo molto sintetico quello che abbiamo detto finora. La domanda precedente è questa. Un altro degli elementi che ci colpì fu che il Pacciani, nel delitto del 51, parliamo delle analogie, dice: a quell'orrendo spettacolo io non ci vidi più, uscii fuori dal cespuglio e uccisi. L'orrendo spettacolo era il fatto che la sua fidanzata, sdraiata in terra sotto al Bonini, si era denudata il seno sinistro. Ora, questo tipo di indagini noi ci siamo imbattuti in tanti casi e in tante suggestioni. Però certamente il fatto era interessante, molto interessante per noi. Perché, ai fini dell'indagine? Ovviamente. Dell'indagine successiva. Suppongo, non può deporre sulle dichiarazioni rese da un'altra parte, da un imputato o da una persona offesa o da un testimone? Mi scusi, signor Presidente. A parte, vorrei... C'è la sentenza negli atti. Vorrei una cosa, la leggiamo tutti. Non nascondiamoci dietro un dito, no. No, è finito tutto. Piuttosto no, non è dopo finito. Sapere come poi arrivate a Pacciani. Benissimo. Ora, dicevo, nel giugno dell'89 noi cerchiamo di capire se fra le persone che sono state fermate, identificate, che comunque perquisite o alle quali ci siamo avvicinati, ci possa essere qualche personaggio interessante, perché l'ipotesi era quella che l'autore dei duplici omicidi si fosse sentito braccato dalla polizia. Recuperammo quindi dal nostro computer un certo numero di nominativi sui quali cominciamo ad indagare. Parliamo di 82 fascicoli. Fra questi 82 fascicoli figurava il nome di Pacciani insieme a tutti gli altri. Che fascicoli erano? Che caratteristiche avevano? Scusi, spieghiamolo per bene. Erano nomi di persone che nel passato, immediatamente dopo il duplice omicidio di Scopeti, fino al momento in cui completiamo quell'accertamento, erano state avvicinate dalla polizia o comunque erano in grado di sospettare che la polizia si fosse interessata a loro per la serie omicidiaria. Quindi persone che potevano essere state messe in allarme dal fatto di essere perquisite lungo la strada, oppure perquisite in casa, oppure fermate e controllate ai caselli. Va precisato che nel terminale SAM fra i 30.000... Terminale, mi scusi, forse la Corte non è proprio nei dettagli al corrente. Nel computer noi abbiamo cominciato a immagazzinare una serie di dati da una certa epoca in poi.
All'86 erano circa 30.000 documenti. Quando parlo di documenti non intendo nominativi. Un documento era costituito, per esempio, soltanto da coloro che in tutta Italia avevano precedenti per reati contro la morale, il buon costume e così via. Ecco, allora vediamo questi dati assemblati. Quindi, inoltre, in questo computer immettevamo anche i dati delle persone, oggetto di segnalazioni, di denunce, firmate, anonime, insomma, tutto ciò che poteva essere interessante per l'analisi investigativa, e in coloro che erano stati da noi nel corso degli anni perquisite o fermate nel corso dei posti di blocco dell'attività di prevenzione che disponevamo nella provincia di Firenze. Quindi tutte persone, fra queste persone, quelle che risultavano aver potuto capire, di essere sospettati come autori dei duplici omicidi, erano 82. Secondo la vostra valutazione? Secondo la nostra valutazione. Naturalmente quegli 82 nominativi li segnaliamo all'autorità giudiziaria e cominciamo gli accertamenti su ogni persona. Fra queste 82 persone c'era anche il nome dell'attuale imputato. Come mai? Che caratteristiche aveva? Come mai era fra questi? Perché era stato nel 1985, subito dopo l'omicidio, oggetto di una lettera anonima. Lettera anonima che raccontava il suo passato in modo errato, perché diceva che aveva ucciso la fidanzata, ma insomma. E lettera anonima dalla quale poi scaturì anche una perquisizione nei giorni successivi da parte della stazione Carabinieri di San Casciano. Oltre a questo accertamento, la Procura d'iniziativa ne sponsorizzò un altro. Praticamente ci si chiedeva, fra i detenuti nati o residenti in Toscana, qualsiasi titolo, di un'età compresa fra i 30 e i 60 anni, arrestati immediatamente dopo l'omicidio di Scopeti, settembre 85. Quindi che dopo quella data erano detenuti. E ancora detenuti, e quanti fossero e chi fossero. Da questa analisi, l'analisi fu fatta dal computer del Ministero di Grazia e Giustizia, l'ufficio elaborazione dati, uscirono fuori 60 nominativi. Vado troppo veloce? No, va bene. Uscirono fuori 60 nominativi. La richiesta fu meglio puntualizzata e si disse: di questi 60 nominativi, quali erano nella materiale capacità, possibilità di commettere, di muoversi, disponevano la libertà personale nelle epoche dei duplici omicidi. Prendemmo come punto di riferimento una settimana prima e una settimana dopo la commissione di ogni duplice omicidio. I dati oggettivi, quindi. Esatto, i dati oggettivi. Di quei 60 se ne salvarono 28, mi pare, o 26. 28, ma uno era un mutilato, un altro una donna, insomma. Bene. Su questi 26 figurava ancora il nome di Pacciani. Quindi veniva da due diversi filoni di impostazione d'indagine. Ecco, non c'era nessuno, fra questi 26, non c'era nessuno degli 82 nominativi che noi avevamo selezionato in precedenza. Naturalmente non è che gli accertamenti si esaurirono soltanto su quei 26, però quei 26 servirono per creare delle priorità investigative, certo. E quindi cominciamo ad accertare ogni storia su ciascuno, ogni storia personale approfonditamente, e in questo modo recuperammo quindi quelli che erano i loro precedenti. Ora c'è da dire che fra questi detenuti che erano stati estratti da questo tipo di comparazione, c'era di tutto, ci stava l'appartenente alla criminalità organizzata, lo spacciatore di eroina, c'era quello che aveva ammazzato la moglie, insomma c'erano dei personaggi che, alcuni più, altri meno interessanti, ma noi non abbiamo mai cercato di fare delle valutazioni in questi termini. Noi dovevamo
tenere molto largo. Il più oggettivo possibile. Il più oggettivo possibile. Andando avanti in questa indagine, cosa recuperammo, naturalmente, dagli atti precedenti, recuperammo tutto ciò che riguardava ognuno di essi, e fra cui anche tutto ciò che riguardava il signor Pacciani. E venimmo a conoscenza, fra le altre cose, anche di questa sentenza, di questo omicidio del 51, che proprio per le sue caratteristiche che ho prima descritto ci sembrava interessante. Meritevole di approfondimenti. Naturalmente, ecco, e qua subentra un modo di leggere l'indagine. Io so molto bene che quando ci si fa influenzare dagli aspetti suggestivi di un'investigazione, ecco, si può arrivare. Sfrondiamoli tutti, ecco, e rimaniamo sull'oggettivo. Si può arrivare a cercare di far quadrare il cerchio. Cosa faceste in proposito? Cerchiamo un criterio di esclusione, oltretutto è anche un criterio pratico, perché è più facile escludere un sospetto da un novero che coinvolgerlo assolutamente. Con questo metodo cosa otteneste per quello che riguarda Pacciani? Gli altri e Pacciani in particolare? Gli altri furono esclusi abbastanza agevolmente. E Pacciani aveva indubbiamente delle caratteristiche come persona, io parlo, leggevamo gli atti, quindi solo sugli atti ci basavamo, che ci sembravano escludenti, facilmente escludenti. Nel 78 aveva avuto un infarto. Oh, ecco, quindi inoltre, questo dato fu per voi importante ai fini dell'esclusione? Fu importante, inoltre aveva 65 anni, insomma una persona anziana. Questi dati li esaminaste a fondo? Eh sì. Cosa... Una persona anziana, un uomo sposato, ora sposato con figli, ora la presenza di una famiglia, familiari sono dei potenziali testimoni, sono comunque un impedimento per uno che vuole uccidere in libertà, insomma tutti elementi che quando fu fatta la prima segnalazione sull'esito dei primi accertamenti sul conto di Pacciani lo diedero un giudizio di improbabilità. Oltretutto nell'85 il mostro aveva dimostrato di essere particolarmente reattivo, forte, molto forte, in buona forma fisica. Insomma, il mostro nell'85 solleva il corpo, lotta con il francese, va bene che il francese era ferito, lo sopraffà facilmente, poi ne solleva il corpo, insomma, lo scaraventa, cioè tutte cose che sembravano poco compatibili con un anziano signore che all'epoca aveva 65 anni, aveva subito un infarto, insomma, ecco. Però non ci potevamo accontentare di una valutazione personale. Quindi in un primo momento questi dati vi portarono a mettere anche Pacciani fra quelli da escludere? Ci portarono a diffidare della attendibilità di questa come possibile pista. E allora come mai invece poi avete continuato? Perché la cominciamo con l'attività convenzionale di polizia. Ecco. L'attività convenzionale di polizia mira a ricostruire il passato di una persona attraverso i testimoni, coloro che l'hanno conosciuto, non soltanto i familiari, la sua vita lavorativa, la sua vita pregressa, anche quella non lavorativa, i suoi amici, i suoi conoscenti, insomma, tutto quello che è il mondo di un uomo, per quanto può essere ricostruito dall'esterno, che può essere accertato, verificato. Ci siamo spinti molto lontani nel tempo per fare questo. Il quadro che ne è uscito fuori in sintesi era che il... Prima se vuole chiarire il meccanismo di polizia che avete usato, cioè lei ha detto innanzitutto testimoni e ricostruzione di atti, esatto, no? Esatto, testimoni e ricostruzione di atti, certo. Quindi vi siete mossi in questa direzione perché i dati che avevate portavano a dubitare, però noi dovevamo accertare, tanto per esempio... Naturalmente non è che chiedemmo perizia, però insomma ci consultammo se il tipo di infarto fosse totalmente inabilitante. Acquisiste atti di questo tipo? Sì, acquisimmo naturalmente la cartella clinica, la storia clinica dell'imputato, dalla quale emergevano anche altri aspetti interessanti, però insomma naturalmente lì... Ce li dica quali erano questi... Cioè, voi avete acquisito degli atti nel vedere se sì, erano... di questo infarto.
Ecco, che altri documenti avete visto? Beh, l'infarto era del 78, nel 76, non è detto interessanti, ma non è che fossero proprio cose dell'altro mondo, insomma, trovammo che il signor Pacciani si era fatto estrarre dall'ampolla rettale un corpo estraneo. Questo è negli atti dell'ospedale, scusi? Sì, al 76. Vabbè, voglio dire, insomma, noi avevamo avuto anni di indagini su tutti i possibili ambienti con criteri sessuali, la cosa ci lasciava perfettamente freddi. Era un fatto? Era un fatto, poi oltretutto il signor Pacciani era stato in carcere per aver abusato delle figlie. Era l'altro dato che voi documentalmente vi trovaste davanti. Certo, vuole... era un dato interessante, era un dato interessante per molti motivi. Cioè, nel momento in cui voi fate queste indagini cercate di capire dov'è Pacciani, perché vi può servire, e cosa scoprite? Esatto, scopriamo innanzitutto che non è che dopo l'infarto si sia riguardato, non è un infartato di quelli che si mette sotto vetro. Almeno questo vi raccontarono i testimoni che sentivate? I testimoni, anzi, la cosa ci colpì molto, perché i testimoni, fra altre cose, cogliemmo con un certo stupore anche l'esistenza di una vera e propria paura nei confronti di... Cioè? Ne avevano paura perché lo conoscevano come un uomo... Ma io mi oppongo a queste domande e a queste risposte. I testimoni parleranno al momento opportuno. Stiamo cercando, la domanda era come il dottor Perugini ha ricostruito la personalità. Non sono persone fisiche, è un mezzo di indagine. Voi capite che tanto questo non sposta di un millimetro l'asse del processo. Perfetto. Prosegua. Uscì fuori che molte persone ne avevano timore, perché pareva che fosse... un uomo dalle ire imprevedibili, piuttosto violente, un uomo che non amava essere contraddetto e che, essendo estremamente forte, una forza veramente eccezionale, avevano tutti i motivi di temerne le possibili reazioni. Raccontare episodi. Credo che non ci sia bisogno, ci sono testimoni e testimonianze. Li sentiremo. Quindi al succo era questo. La condizione fisica del sospetto era rispondente, cioè non era sufficiente a continuare le indagini al di là dell'infarto. Stavo chiedendo prima, e poi ci siamo interrotti. Perché c'era anche un altro elemento che è importante, il tessuto familiare. Era proprio questo. Voi accertate dove è e il... È quello che volevo dire, perché, come ho detto, la presenza di una famiglia, per quanto violentata e vessata, può essere sempre una condizione di impedimento per un uomo che vuole avere la libertà di muoversi, sono tutti potenziali testimoni, tutto sommato. Ci rendemmo conto che invece il microcosmo familiare di Pacciani era, lo lasciava libero. No, non che lo lasciasse libero, ma non c'era altra possibilità, non è che Pacciani dovesse rendere conto a nessuno di quello che faceva, di come lo faceva, di quando lo faceva. Figlie e moglie tenute in totale soggezione, segregate, un quadro che ci diceva che, insomma, il Pacciani era libero e tranquillo di fare ciò che voleva. Scusi, e invece in quel periodo in cui voi indagate, libero non era, come mai? Non era perché era stato arrestato nell'87. Cioè voi quando iniziate l'indagine lui è detenuto? Lui è detenuto. Quando fate questi accertamenti di cui lei finora ci ha parlato, Pacciani è detenuto? Lui è detenuto. E ho detto, l'indagine la iniziamo nell'89, la sviluppiamo rapidamente nel 90. Nel 90 abbiamo già una serie di elementi che sono per noi di interesse. Ma fra le altre cose,
è uscito, uscì fuori allora un dato che ci pareva significativo. E il Pacciani prima o poi sarebbe stato scarcerato, era stato condannato. Perché cos'era detenuto? Era detenuto per la violenza nei confronti delle figlie. Le figlie poi avevano fatto un certo quadro. Le sentiremo. Comunque però... lui era detenuto perché era stato condannato in espiazione di pena in quel momento per un episodio di maltrattamenti alle figlie. No, di violenza carnale continuata, ripetuta nei confronti delle figlie. E quindi quando noi sviluppiamo questi accertamenti lui è in carcere. Fra i tanti testimoni che noi abbiamo sentito, perché non è che potessimo sentire soltanto i familiari, perché bene o male i familiari potevano raccontarci una versione che non era del tutto depurata da elementi emotivi. Però un dato che ci colpì fu che nei primi del 90, così come un dato di conversazione uscì fuori che lui possedeva un altro fucile rispetto a un vecchio fucile ad avancarica. E la cosa, unita al fatto che nel famoso delitto del 51 figurava una pistola che non era mai stata recuperata, cioè voi, oltre a tutte le caratteristiche che ci ha detto finora, vi rendete conto che dagli atti e dalle escursioni testimoniali è una persona che in qualche modo ha avuto a che fare con armi, questo? È una persona che ha avuto a che fare con armi, non solo. Ci viene detto che lui dopo cena usciva col fucile e andava a caccia. E questo fu sulla detenzione e sul possesso di queste armi avete potuto fare innanzitutto degli accertamenti? Presidente, sono testimonianze che sentiremo. Io non so se questo è il modo di condurre un interrogatorio. Mi lasci fare la domanda, per cortesia, per favore. Poi si rende conto. No, andiamo avanti. Prima l'eccezione, andiamo presidente. Avanti. No, scusi, prima se fa la domanda è finita. La domanda... Prima l'eccezione e poi no. La corte decide. Allora, sentiamo la domanda che qual è. Vede, se si fa la domanda forse meglio si capisce. Voi avete accertato se era legittimo detentore di armi, cioè se aveva detenuto e denunciato presso qualche ufficio di polizia armi da quando avete potuto fare questo accertamento in poi, cioè da quando c'è cioè, conoscenza, 18 anni, dal 51 in poi. La domanda è questa, non sono per testi. Bene. Ha visto che è molto più semplice. Io mi rendo conto che per amore di sintesi tante precisazioni non le ho fatte dandole per scontate. Vedo che abbiamo qualche difficoltà, le faremo più avanti, non c'è problemi. Dandole per scontate, ma è chiaro che uno degli accertamenti primi che si fa in un caso del genere è vedere se la persona detiene armi legittimamente. Sono atti di polizia, se non li fa un vicequestore della squadra omicidi non so chi li deve fare. Questo è un dato oggettivo. Bene. Non meravigliamoci tanto, perché in questo processo ne abbiamo viste di tutti i colori. Beh, allora noi parliamo di quello che abbiamo fatto. Però il dottor Perugini, quanto a Solezia. Grazie. Prego. Grazie. Ci sembra l'abbia dimostrato. Quello che volevo dire è, per l'appunto, avevamo rilevato che, ecco, come fascicolo armi, al Pacciani risultava un... Ecco, scusi, vuole spiegare cos'è il fascicolo armi? Andiamo un attimo... Sì, al momento in cui viene denunciato un fucile o un'arma qualsiasi, da parte di qualsiasi cittadino, naturalmente nella divisione amministrativa di una questura e come nel comando dei carabinieri. Insomma, perché la norma, il testo unico di polizia, prevede che ci sia questa l'obbligatorietà di questa denuncia. Quindi, della denuncia del possesso, esatto. Al di là della del porto. Esatto, no, parliamo allora, proprio di detenzione. Vediamo il possesso. Ecco, lui risultava aver posseduto fino al 1979 un fucile ad avancarica, un vecchio fucile, che però a seguito di una ordinanza del prefetto che gli ingiunse di disfarsi di quest'arma, lui aveva ceduto prima a un suo conoscente e poi aveva portato a suo cognato, che abitava a Casole, nel Mugello. E questo era l'unico dato che ufficiale... Dato ufficiale, che la detenzione legittima era solo quella. Quindi, cioè terminava. Esatto. Scusi, quindi, lei ha accennato a una detenzione anche precedente. Su quella detenzione lì lei ha potuto fare, sugli atti
che lei ci ha descritto, cioè atti di polizia, qualche accertamento, a parte quella sentenza? In realtà... O erano atti vecchi? In realtà, in realtà noi acquisimmo anche gli atti. Gli atti, i verbali, le testimonianze di quell'episodio del 1951. Che riguardava che arma, scusi? Riguardava... O che armi? Dunque, fu all'epoca l'imputato stesso a dire che deteneva due armi, aveva detenuto due armi. Fu condannato per detenzione illegittima. Fu condannato per una pistola che fu trovata. E evidentemente confiscata? Evidentemente sequestrata. E l'altra invece non fu mai trovata, pare che fosse un revolver, ecco, è bene precisarlo questo, pare che fosse un revolver che lui all'epoca, io sto parlando di atti che abbiamo letto, che lui all'epoca disse, ma io la misi dentro una siepe, un cespuglio, poi sparì, e dice tanto era inefficiente, cosa che invece... Ma non so se rilevi. Comunque... Non rilevi, rimaniamo solo agli atti di polizia. Lei dice, nel 51 già c'era stata questa detenzione illegittima. Insomma, manca una pistola. Manca una pistola. A tamburo ha detto, non ha niente a che vedere con quella per cui è questo processo, diciamolo subito. No, l'ho detto, l'ho precisato. Ridiciamolo proprio. Ho precisato che era a tamburo. Ma infatti, il dato oggettivo, la prima preoccupazione in questo contesto investigativo è che il Pacciani sarà prima o poi... scarcerato. È una persona che sarà prima o poi scarcerato, scusi, al di là di facili ironie. Parlo di allora nell'86. Per il fatto del 1900, per il quale era detenuto nel 91. Esatto. Se no si ingenera una confusione che forse in questo momento sì. Lei dice, lui era stato indagato per armi, aveva una condanna per armi. Nel 74 o 79 non aveva più quel fucile, lei come ufficiale polizia giudiziaria questo dato cerca di svilupparlo, anche perché poi è persona che sarà scarcerata e quindi sarà nel 91 esatto. Sarà bene che almeno come polizia lei si faccia carico di questo. Non solo. L'ironia era sua, l'ho dovuta spiegare io. Signori, non solo. Scusi, dottor Perugia, mi scusi. Io non vorrei che stamattina... Non so cosa è successo, forse l'aula di mezzata vi rende... Forse può darsi. Guardate che se continuiamo così perdiamo tempo. Se perdiamo tempo lo dobbiamo recuperare, perché voi pensate in questa situazione. Vorrà dire che in agosto dichiaro il processo urgente e continueremo a fare udienza. Siamo a disposizione se necessario, Presidente. E lo sapete che io non sono Presidente. Abituato a minacciare in vano. No, cortesemente però... Va bene? Quattro anni di indagini del dottor Perugini non Ognuno li possiamo sintetizzare. Ognuno avrà lo spazio che necessita, sia la difesa che... Non per li possiamo... favore, cerchiamo di evitare questi bisticci. Ecco, però non possiamo concentrare in un'ora, come stiamo facendo, ecco, cortesemente... Nella maniera che assolutamente bene, lei grazie. Ha tutto no, vorrei tempo che... a disposizione. E così pure la difesa. Sì, senz'altro. Tutti i difensori. Benissimo. Prego. Allora sarò più preciso. Il Pacciani era detenuto per la violenza sulle figlie. Era stato arrestato 2 anni e mezzo prima, del momento in cui noi accertiamo, a noi viene detto che lui ha un fucile, non ad avancarica, ma a retrocarica con il quale andava a caccia. Sappiamo già che lui aveva una pistola, perché aveva avuto una pistola, di cui lui non essendo stata ritrovata, nessuno ci vieta di pensare che quella pistola lui ce l'abbia ancora nella sua disponibilità. Abbiamo un dato di una possibile imminente scarcerazione di una persona che sta in carcere perché è accusato dalle figlie e da altre persone di aver usato loro violenza carnale continuata. È un personaggio che dalle testimonianze emerge come un uomo impulsivo. Mi scusi, uno dei testimoni che poi sentiremo vi parla anche di pistole? Non in quella fase. Benissimo. Non in quella fase. Successivamente. Beh, era per chiarire. Emerge che questo è un uomo impulsivo. Nulla ci vieta di pensare che possa commettere uno sproposito una volta che sia scarcerato per la cosa delle fine. Quindi il dato... Dunque normale...
Quindi al di là di quello che è l'interesse... Prudenza di polizia. Esatto, al di là di quello che è l'interesse investigativo specifico per l'indagine sui duplici omicidi, c'è un dato, a questo punto direi non solo professionale ma anche di coscienza. Risposto alla sua, sua domanda. Successivamente per questo fucile, queste armi, ci fu un processo, ci fu un rapporto, lo ricorda? Tanto per togliere questo dubbio. Beh sì, successivamente... Sì, sì. Successivamente, quindi... Per chiarire il dato, fucile... Beh, allora molto sinteticamente dirò che nel 90, per l'esattezza giugno, l'11 giugno del 1990, noi abbiamo acquisito dati tali da ritenere che lui abbia detenuto e detenga un fucile e abbiamo chiesto la perquisizione, gli forniamo il giorno stesso della perquisizione. L'informazione di garanzia, perquisiamo le sue tre case pertinenze e alla ricerca di armi e troviamo in effetti elementi che ci fanno capire che queste armi effettivamente potrebbero esserci state, ci danno la conferma. Tant'è vero che lui poi successivamente sarà condannato, non per il fucile che noi non troveremo, anche se troveremo strozzine da cacciatore, forse da cartucciere. Ecco. Però, indubbiamente, in quella circostanza noi rileviamo un dato di fatto. Lui sarà successivamente condannato nel corso di un processo che si terrà nel 92. Per quell'arma? Per quell'arma. Quindi voi in questo momento storico dell'indagine... No, scusi, PM, non per quell'arma, perché il fucile non l'avevamo trovato. Lui fu condannato per la detenzione di un proiettile da guerra, uno dei tanti oggetti collegati allo sparo. Che insomma. Perfetto. Sento una cosa, dottor Perugini. In questa fase dell'indagine... che poi porterà a fatti più specifici e che magari per praticità dico subito che analizzeremo in un secondo momento col dottor Perugini, cioè l'indagine vera e propria, le perquisizioni e sequestri. Io avrei intenzione di sentire come testa il dottor Perugini dopo aver escusso tutti i testi, proprio perché cronologicamente è andata così, sono stati da questo momento in poi sentiti numerosi testi e poi fatti ulteriori atti di polizia giudiziaria. Quindi io vorrei che oggi, almeno l'impostazione del PM è questa, dal momento che il dottor Perugini ci ha detto che la ricostruzione di questo, della vita di, questo persona, di questa persona che oggi è sotto processo è stata fondata e su atti verbali e su testimonianze, vorrei proprio distinguere i due momenti così che nei dettagli su quella che poi è l'attività successiva della Polizia e della Questura di Firenze e dei Carabinieri ci torniamo dopo che abbiamo sentito i testi anche noi. Forse anche questo è più opportuno. Ecco, mi sembra quindi dividere proprio in due per correttezza, per linearità, perché siamo andati in senso cronologico. Anche per non ripetere. Benissimo, vorrei dividere in due questa testimonianza del dottor Perugini. Volevo solo che il dottor Perugini ci precisasse ancora un attimo, sempre nella ricostruzione che voi fate in quel momento, lei ci ha parlato di ambiente familiare di questo signore e ci ha detto che... c'erano le due figlie che sì. Ce l'ha già detto. Ecco, cosa faceva, che lavoro faceva, come lavorava, come viveva? Questo in quel momento lo avete appurato, che lavoro faceva? Beh. Si muoveva territorialmente, da dove si era spostato, se si era spostato? Questi elementi qua. Beh, da tutti gli accertamenti che abbiamo svolto, dati anche oggettivi che sono arrivati non soltanto... Ma non soltanto, oltretutto, voglio dire, dalle testimonianze di altre persone, ma anche
anche dalle sue stesse. Emergeva che lui si spostava nella provincia di Firenze, si spostava, andava in giro, ecco, faceva merende con gli amici, si spostava con le figlie, poi voglio dire, non doveva mica spiegare niente a nessuno di dove andasse. Cioè, ci mancherebbe, no? Prima di questo era necessario vedere un attimo gli spostamenti per motivi di lavoro. Noi abbiamo, in una precedente udienza, fatto vedere alla Corte come si era spostato dal Mugello al Scandicci, San Casciano, a San Casciano e Mercatale. Ecco, volevo vedere se lei aveva fatto accertamenti sul tipo di lavoro e su come, che attività svolgeva, sì, dunque, come viveva, come si manteneva, come manteneva la famiglia e se questo ha in qualche modo stimolato o meno l'approfondimento dell'indagine. Sì, beh, certamente per noi i suoi spostamenti, la possibilità che lui si spostasse in certe zone piuttosto che in altre, per noi era un dato di grande importanza. La domanda in senso molto pratico è che non è che aveva vissuto a Milano e a Reggio Calabria, se si era spostato... No, si era spostato sempre in quell'ambito, ecco, e questo... Sì, ho capito la domanda del PM, perché un dato importante di questa inchiesta è che uno degli elementi oggettivi nella serie omicidiaria è la territorialità. E la territorialità dell'autore significa che lui in quelle zone, in quel territorio, ci si sente a suo agio. Non solo ci si sente a suo agio, lo conosce, ma al di là di questo fatto, lo conosce perché ci ha vissuto, ci ha lavorato, ha amici, ha conoscenze, ha comunque, e questo è un dato di polizia, un valido pretesto da esibire in caso venga intercettato da carabinieri o polizia, e lui dice sono andato oppure vengo da. E questo è un dato importante per noi, la territorialità. E certamente l'imputato, questo tipo di territorialità, di conoscenza di un certo territorio, che era il territorio in cui poi saranno commessi i duplici omicidi, ce l'ha, quello è un dato oggettivo. Quindi il primo dato è di anagrafe? Ovvio, il primo dato è di anagrafe, fu una bellissima ricostruzione. Lo vuole sintetizzare, se lo ricorda? Sì. Al di là delle date? Beh sì, lui aveva vissuto... in un certo periodo, anche dopo la scarcerazione, aveva vissuto in Mugello, sempre concentrato in una determinata area del Mugello. Quella zona, poi alcune zone per noi apparivano molto interessanti perché era stato a Particchi, aveva avuto una casa a Particchi dove... Ma su questo, per pubblico qua... ministero, su questo... Tutti i dati. Era il diciamo, la domanda era sul lavoro, Presidente. Che lavoro faceva in queste occasioni? Ma lui... Lui faceva l'agricoltore, si occupava del bestiame, sono tutti dati che oltretutto ci provengono dalle sue dichiarazioni, ma in realtà l'imputato è un uomo che è in grado di fare molti mestieri, che ha fatto molti mestieri, perché se non vado errato, anche mi racconto lui, ma poi l'abbiamo accertato che immediatamente dopo la scarcerazione nel 64 si mise a lavorare come calzolaio presso una ditta, in carcere aveva fatto il fornaio, si intendeva di meccanica, faceva molte cose, aveva molte capacità professionali, aveva fatto anche il macellaio, insomma un po'. Quando di, era un po' a Mercatale di... che lavoro faceva? L'agricoltore. E si occupava, perché lavorava all'epoca presso la fattoria dei fratelli Rosselli, là ci lavorerà per molti anni, e sostanzialmente faceva l'agricoltore. La sua attività principale era quella? Sì, diciamo la sua attività principale. Presidente, io riservandomi di risentire il dottor Perugini nella fase successiva all'escussione testi, oggi non ho altre domande. Benissimo. Signori avvocati di parte civile, prego, avete domande? Nessuna? Benissimo. Avvocato Bevacqua, prego. Certo. Scusi, dottor Perugini, lei ha fatto prima una ricostruzione di questa personalità dicendo che aveva visto dei fori,
Avevo visto il corpo della Bonini nel 1951, tutta quella documentazione. Mi pare di aver detto questo, no? No, non ho detto questo. Io non ho visto. Ho visto alcune delle fotografie dell'epoca. Per quanto riguarda la collocazione, la sede dei complessi lesivi, quelli emergono da un verbale di autopsia che fu all'epoca firmato. A parte, vede... Perché non c'era, perché pare che l'abbia trovato stamattina il pubblico. No, no, no. Il mio ministero. No, no, guardi. Almeno così ho capito io. No. Il dato oggettivo è questo. Il verbale d'autopsia che è stato poi acquisito dal PM parla in termini estremamente più dettagliati di quei complessi lesivi ai quali ho fatto cenno. Però c'è una piuttosto congrua documentazione sulle modalità in cui l'omicidio delle Bonini fu commesso, documentazione che non è stata acquisita dal PM recentemente, si tratta di atti della sentenza di appello. Se vuole io posso mostrare. No, ma c'ho anch'io la sentenza d'appello. Benissimo. No, della sentenza d'appello, della prima sentenza, che parlano piuttosto dettagliatamente di come si svolsero le cose. Lei ricorderà, avvocato, che all'inizio io ho detto, senza precisare, esattamente lo strumento contundente che la Corte all'epoca ipotizzò, l'uso di un randello, di un corpo contundente. Nella lettura degli atti... Una pietra. Nella lettura... un randello. Nella lettura di quegli atti, questo tipo di... per essere molto preciso, questo tipo di precisazione io non ho trovato un riscontro. Un dato di riscontro è invece sull'esistenza di un duplice complesso lesivo. Ferite da frantumazione, quindi da corpo contundente, ferite da arma da puntettaglio. Quindi secondo lei chi prima colpisce con un pugno e poi uccide con un coltello usa due colpi contundenti, insomma. Ah. Dice la sentenza, se non sbaglio. Sì, no, pubblico ministero, per favore. Io sto parlando, chi colpisce con pubblico un pugno, mistero, con un calcio, perché non si sa se fosse pugno, calcio, pare che fosse una pedata, e poi o prima o durante colpisce anche con un coltello, usa due mezzi diversi. Avvocato, risponda, mi permetta di risponderle. Io ho parlato dell'esistenza di due complessi lesivi di diversa natura, che fa presupporre l'esistenza di due strumenti da offesa. Mi consenta di sottolineare il fatto che al momento in cui si parla di complesso lesivo che avrebbe prodotto lo sfracellamento del cranio del Bonini, sfracellamento multiplo, si parla di un strumento diverso da un piede, perché risulta inverosimile la versione che fu data dall'imputato in quella circostanza di aver dato pedate, perché il medico legale si espresse dicendo: io non credo che si possano produrre lesioni del genere esclusivamente tirando calcagnate. Va bene. Senta, al di là di questo dato che per lei è importantissimo, ancorché in quel primo episodio, l'omicidio del 51, muore solo una persona e non muoiono altre persone, la ragazza è viva, rimane viva, è vitale, tant'è che poi pare che facciano anche all'amore. Io le domando se in tutti... Prego, mi scusi, l'ho interrotta, vada avanti. No, mi perdoni. Si sembrerebbe che anche in tutti gli altri omicidi non vi sia sempre la presenza di due armi, e questo io glielo voglio ricordare, e non vi siano sempre le stesse modalità di esecuzione dei delitti. Le voglio ricordare quello del 68, dove si spara ma non si eviscera nulla, non si toglie nulla, non si usa coltello. Quello del 83, dei ragazzi
tedeschi. E quello dell'82. E quello dell'82. Bene, io sono pronto quello a rispondere. Quello dell'82 lo capisco, lei mi risponde immediatamente. Ecco. No, per tutti gli altri, se lei mi consente. Vede, quando io parlo di firma d'autore, parlo di una pluralità di elementi. Una pluralità di elementi non significa 2, 3, 4, 5, non significa sempre lo stesso numero di elementi presenti su ogni scena del crimine, significa qualcuno di questi elementi presenti sulla scena del crimine. Quello che volevo dirle è vero quello che lei dice, ma lei mi cita il delitto del 1968. Delitto nel quale l'assassino si trova di fronte un imprevisto, la presenza di Natalino Mele, figlio 6enne della Barbara Locci. È un imprevisto che va preso in considerazione, perché naturalmente gli imprevisti modificano il comportamento dell'autore del reato. Lei mi parla del 1982, delitto nel quale vengono uccisi la Migliorini e Mainardi. Delitto nel quale il Migliorini, ancorché mortalmente ferito, riesce ad arretrare con la macchina e si sposta dalla piazzola isolata, si va a infossare con metà macchina sul bordo di una strada che è trafficata, molto trafficata, e quindi mette l'assassino in condizione di non più poter fare altre cose. Ciò nonostante, in quella circostanza l'assassino compie un atto gratuito, che è un atto di sfida, lo scagliare nei campi le chiavi della macchina, d'avviamento della macchina. Lei mi parla dell'83. E l'83, caro avvocato, ho troppa stima di lei per non... grazie, lei è reciproca. E nell'83 le vittime sono due uomini, circostanza che l'assassino molto verosimilmente non è stato in grado di accertare. Sono due uomini ed è chiaro che quindi la diversità della vittima, coppia. Quando parlo di vittima parlo di coppia. La diversità non... Coppia uomo-donna. Coppia. Eterosessuale. Coppia eterosessuale. Però in quel caso la coppia è fatta da due uomini. E quindi una volta consumata l'uccisione non c'è lo spunto per... non c'è la volontà, dopo l'accertamento, di procedere a nessuna ulteriore attività di firma di quel delitto. Quindi lei mi ha citato gli unici tre casi nella serie delittuosa in cui questa firma è stata apposta solo parzialmente. Le dirò che l'unicità dell'arma impiegata, che risulta essere sempre la stessa Beretta calibro 22, un rifle modello 70, che utilizza, si alimenta con cartucce Winchester, è un sufficiente nesso fra questi omicidi e gli altri, invece caratterizzati da una firma precisa. Le do atto che l'assenza di altri elementi della ritualità potrebbero destare delle perplessità, però le ricordo che gli altri elementi della ritualità, quindi donna oggetto, quindi l'oggetto dell'assassino coppia, luogo dell'omicidio, epoca dell'omicidio, zona della campagna, tutti contribuiscono a fornire sufficientemente un pezzo di firma. Forse non si leggerà il nome e il cognome, ma siamo in grado di intuirlo, ugualmente. Sì, a proposito della sua intuizione, ecco, non le sembra un po', direi, contraddittoria la personalità del tipo d'autore che commette questi delitti rispetto al tipo d'autore quale potrebbe essere Pacciani, che ama le donne, che le stupra, addirittura è condannato per avere violentato le figlie? Non le sembra veramente contraddittorio come tipo, cioè come motivo di indagine? Avvocato, quando noi eravamo agli inizi e cercavamo, perché ognuno di noi per molti anni ha tirato fuori illazioni prima di approfondire la conoscenza dell'argomento. Vede, lei mi sta ricordando le perplessità che avevamo noi all'inizio,
perplessità che io non ho esitato a manifestare quando dico che c'erano degli elementi all'inizio che ci facevano dubitare. Dico la verità, ho giurato di dire la verità. Però posso garantirle che l'esperienza criminologica, l'esperienza di fatto, l'esperienza di polizia, non ci porta frequentemente a contatto con autori di omicidi seriali che siano impotenti. Io direi che di questa casistica, semmai, quella che figura preminente è una ipersessualità. Se vuole le posso citare o le posso fornire documentazione, ho portato con me tutto ciò che ho, no, non soltanto libri, ho portato con me schemi di indagine che si sono sviluppati. Non significa, questo è un equivoco che ha gravato molto agli inizi sul complesso dell'inchiesta, ci ha fatto aprire indagini su ipotesi come questa. Ma vede, non è così. La realtà ci insegna che un delitto sessuale, cioè sessualmente motivato, cioè sessualmente connotato, il sesso c'è, la sessualità è viva, è presente, è attiva, non viene spesso agita perché è in contrasto con quelle, non mi faccio usare parole difficili, io non sono psicologo, con le cariche aggressive sotto, ma un atto d'odio erotizzato è la regola di questo tipo di uccisioni. E se crede, siccome la mia è la parola di un investigatore, no, no, tenga presente che io questo l'ho preso sempre con estremo riserva, con beneficio di inventario, perché noi ci siamo basati sui fatti, ecco, fatti e fatti. Oh, ecco, a proposito di fatti, perché io volevo capire un pochino come voi siete partiti, mi sembrerebbe che voi siete partiti non dai fatti, siete partiti da un esame di personaggi che potevano avere delle connotazioni particolari di criminalità, va bene, e personaggi prima 100 poi diventano 26, alla fine si riducono a due, poi si riduce ad uno solo, mi pare che questo sia, oppure no? Vado avanti, avvocato. Oh, no, perché io le faccio delle domande ben precise, ed è questo, io credevo una volta quando si studiavano anche certi tipi di comportamento, lei ha fatto lo stesso servizio dove l'ho fatto io, sì, prima di... Ecco, prima si parte dall'oggetto e poi si risale al soggetto. Verissimo. Oh. Ora io dico, qual è l'oggetto da cui lei è partito? Omicidi. No, quello è un fatto, non è un oggetto. Allora, io non parliamo di oggetto. Ecco, io parlo da un oggetto. Parliamo di un dato oggettivo, lei mi consente? Dato oggettivo. Allora, il dato oggettivo è questo. Il dato oggettivo è questo. L'assassino non colpisce indeterminate per un lungo tempo. Prendiamo in considerazione quel periodo. Lei comprenderà, avvocato, che avendo qualche centinaia di migliaia di sospetti, un criterio investigativo che ci consente di ridurle e di focalizzare, perché vede... Quindi prende il computer e si guarda. No, vede, avvocato, io ho capito cosa lei vuole intendere, ma io vorrei rispondere in modo esauriente, se poi non riesco lei me lo dica. Noi siamo partiti da dati oggettivi, il dato oggettivo è questo, abbiamo un autore che dopo aver fatto uno sterminio fra l'81 e l'85 si ferma, giusto? Nel momento in cui noi cominciamo dopo l'85 si ferma. Sì, ho detto fra l'81 e l'85, sì. Dopo si ferma. Sì. In quel momento in cui noi cominciamo a approfondire investigativamente l'ipotesi, noi seguiamo un criterio che è oggettivo, che è di ricostruzione statistica di determinate cose. Quindi ricostruzione statistica. Nessuno ci può dire che in questo subentri. Certo, c'è una valutazione dell'uomo, ma il computer senza l'uomo non serve a niente. Quindi statisticamente... ci vuole l'uomo che gli dica quello che deve cercare. Io per il resto è un servo stupido. Ma è oggettivo il computer, è un servo stupido. È oggettivo come una macchina fotografica. Certo. Ti dà esattamente quello che c'è dentro e quello che vede. Non aggiunge altro. E questo è molto importante perché questa è un'indagine che si arricchita di troppi elementi di suggestione, emotivi, con i quali abbiamo dovuto fare i conti in più di una volta, forse anche adesso. Capito? Quindi il dato oggettivo, l'elemento oggettivo è questo. Queste persone sono state arrestate in quel periodo
E nei precedenti periodi considerati, cioè quelli in cui il mostro di Firenze colpiva, avevano la disponibilità di agire, erano liberi di agire. Questi sono dati oggettivi, non sono interpretazioni. Per quanto poi riguarda, mi consenta, se il Presidente consente, si tratta di una cosa talmente vasta che qualche appuntino mi sono preso. Per quanto invece riguarda quella che è la tipologia d'autore, vede, la tipologia d'autore è importante in casi del genere, al momento in cui noi ci troviamo ad avere a che fare con migliaia di persone, perché ti aiuta a non a escludere, perché la tipologia d'autore è una valutazione umana, un'interpretazione, può essere opinabile. Però ti aiuta, per esempio, a creare delle priorità. Se il Presidente mi consente, io darei una brevissima lettura, sì, molto sintetica, di quanto i periti hanno detto, badando che noi i periti abbiamo sempre... Ma i periti li sentiremo, dottor Perucci. No, la domanda è questa, scusi. Lei mi ha fatto una domanda di carattere che richiama una mia... No, io voglio capire come si parte, va bene, la partenza. Sì. Si parte da un elemento soggettivo, va bene? Cioè si va a vedere, si mettono nel computer una serie di persone che hanno avuto dei precedenti penali. Si guarda fra queste persone, l'attenzione si appunta su uno che guarda caso nel 51 ha avuto un precedente di un certo tipo. La correggo prima che vada avanti, l'attenzione si punta su molti. Sui morti? Su molti. Anche i morti. Su morti. Questa indagine è stata fatta però anche sui morti. Si riduce ad una persona, va bene? A una persona che ha la caratteristica... Signor, no, mi perdoni, io la devo correggere, perché se no... generale, quindi può dire no. Prima che lei vada... No, va bene, lei... Sarei stato generale, ma ora sono un no e basta. No. Nell'89, nel 90, nel 91, nel 92, noi continuiamo a investigare su un numero di persone estremamente più ampio di quanto lei possa immaginare. Il signor Pacciani è una delle nostre opzioni. Guardi, mi consenta, non voglio citare, non posso parlare di altri investigati, però quando ce ne andiamo in Francia per verificare, faccio soltanto un esempio, uno per tutti. Ce ne andiamo in Francia, nel Midi, per verificare se la coppia uccisa lì con una calibro 22, che poi accerteremo essere una pistola a rotazione, in quel caso, se quella coppia sia stata uccisa dagli stessi proiettili, con le stesse dinamiche, con le stesse connotazioni lesive con cui ha operato... In che anno siamo, scusi? E mi pare, se non vado errato, mi pare che siamo nel 92, credo. Quindi nel 91, Pacciani 92. È ampiamente a conoscenza dell'imputazione. Ma certo, certo. Sì, vabbè, ma questo forse non ci siamo capiti, non siamo in sintonia ancora, egregio. Io vorrei entrare in sintonia con lei. Non possiamo essere in sintonia. Voi cominciate un'attività di indagine di un certo tipo. Sì. Ritenete che Pacciani... e possa essere un sospettabile che poi diventa addirittura un indagato. Io le dico quando diventa indagato, esattamente il 10 ottobre 1900, il 24 ottobre 1991, informazione di garanzia. Un pochino prima. No, informazione di garanzia diventa il 24 ottobre 1991. Quando a lui viene notificata. A seguito di un suo rapporto... esattamente del luglio del 9 luglio 1991. Sì. Fra il luglio e l'ottobre ci sono i famosi mesi dove tutti si dovrebbe andare a riposare, se il Presidente vuole, va bene? Se il Presidente vuole. Quindi lei fa questo rapporto al dottor Vigna e al dottor Canessa e in particolare dice che il Pacciani ribadisce di aver sempre condotto il fatto poi che egli frequentemente giri per le discariche. Quindi voi avete accertato un dato fondamentale. Lo dice lui. Giri per le discariche. Abbiamo accertato anche, lo abbiamo accertato anche da altri, ma lo dice lui. Per recuperare materiale utilizzabile, fra cui abiti e scarpe, è una ulteriore conferma della sua mobilità. Va bene? Lei assegna
a Pacciani la mobilità, quella che lei oggi chiama territorialità molto più estesa, al Pacciani la assegna perché va a cercare nelle discariche. Mi perdoni, ulteriore conferma significa che conferma un dato già accertato in precedenza. Ulteriore conferma, non ulteriore. Dico questo ci dice che lui dice io ho già accertato che lui è mobile territorialmente, geograficamente, e potrei anche dirle che la sua mobilità è significativa, ma non lo voglio dire, lo diranno i testi, va bene, e dico, il fatto che lui se ne vada a giro, che se ne vada in giro, anche con questo scopo, anche con questo pretesto, ha capito? Ma prima, gli elementi dai quali io deduco o mi consentono di dedurre la sua mobilità, sono altri, ma non voglio neanche starli a citare il fatto che un imputato come il signor Pacciani, agricoltore, quindi la forma di lavoratore più stanziale che si possa immaginare, radicata al suolo, dispone di più macchine e di più motorini. Che se ne fa? Ecco, ma vede, non è su questo dato che noi abbiamo dedotto la sua mobilità. È nata da una serie di accertamenti testimoniali d'altra natura. Ma lei li ha visti qualche i chilometri di queste macchine? Sicuramente avete visto, eravate tutti i giorni. No, però mi ricordo che, se non vado errato, che il signor Pacciani, per dirne una, prende appunti sulle carte geografiche. Sul viaggio. Che in particolare, sì, ha ragione, me lo ricordo, viaggio, 132 chilometri. 147 chilometri. 132, ma si parlerà 147, di questi, 147, non mi ricordo. Ma non è importante questo, non è su quello che mi baso, che ho basato la mia... Comunque lei parla di questa mobilità, sì. Poi dice, per far sì che il pubblico ministero emetta l'informazione di garanzia, e lei si preoccupa, lo dice più volte in vari rapporti, state attenti, Pacciani deve uscire se esce un problema, lo dice più volte, lo indica più volte, fa il testimone. Perché... state attenti, non lo fate uscire, bisogna addirittura misura di prevenzione, lei fa, manda. No, io con la misura di prevenzione non ho nulla a che vedere. Sì, vabbè, ma insomma manda tutta una serie di documenti, addirittura anche al dottor Margare, il quale per la prima volta, in prima richiesta, non lo fa uscire Pacciani. C'è tutti i documenti agli atti. Oh, lei però in questo documento, a pagina 4 del volume C, questo per ricordarlo al signor Pubblico Ministero, parla di una circostanza che secondo me è un po' forzata, mi scusi. A sua disposizione. Ecco. Per chiarimento. Subito dopo l'omicidio dell'85, dunque, è il caso inoltre di far rilevare che l'alibi da lui fornito ai carabinieri di San Casciano, che subito dopo l'omicidio dell'85... perquisiscono la sua abitazione di Piazza del Popolo 7 in quanto mercatario, insieme ad una lettera anonima che lo indica quale responsabile del duplice omicidio dei due cittadini francesi. Vuole leggermi testualmente quello che scrivo io? Guardi, glielo do. Così lo allora ringrazio. Che lo indica quale responsabile dei due duplici omicidi. Vediamo subito, mi consenta. Allora. Vero? No, io sto cercando di... Perché? È il suo nome. L'hanno dato la santa. Sì, è vero. È vero. Sì, l'ho firmato io, quindi l'ho detto io. No, in effetti la lettera anonima dice, prendo atto, ha ragione. In effetti la lettera anonima che ho detto prima, oltretutto è imprecisa come indicazione, se non vado errato, dice, vogliate al più presto interrogare il nostro concittadino o qualcosa del genere, perché è un tiratore scelto, tratta male le figlie, è un tiratore scelto, sì, eccetera, eccetera. È vero. Non c'entra assolutamente nulla con il duplice omicidio. Mi perdoni, ecco. Non esatto, avvocato. Come? Non esatto. Signori, la lettera anonima... Posso? Per favore, parlo io. Sì,
stata mandata in occasione del duplice omicidio, sembra che un collegamento... Sì, signore, però la leggiamo, la lettera... Sotto questo profilo, capito, e basta. Certo, bene. Signor Presidente, però viene, mi scusi, la lettera 9 dice tutt'altra cosa, loro ce l'hanno agli atti... Certo, naturalmente. È qualcosa di completamente... Ma gli atti non ce l'hanno. Ah, sì, ce l'hanno. Agli atti no, perché gli anonimi non si possono tenere. Non ce l'hanno agli atti? Allora gliela leggo io. No, non la può leggere, avvocato. L'abbiamo cassata. Comunque via, il contenuto lo sappiamo, avvocato. Oh. Sì. Diciamo che però è stata mandata... È stata mandata l'11-9-85 alla caserma dei Carabinieri. E l'omicidio dei francesi era avvenuto? E dell'8-9-85. Appunto, dice. Se non è collegato almeno temporalmente... No. Ma si dice, vogliate interrogare perché tratta male questo, fa più mestieri, eccetera. Vabbè. Però chiedo scusa, signor Presidente, siccome si inizia questa indagine... con questa spinta, con questo suggerimento indagativo, io voglio ricordare anche al signor acquestore Perugini... Non mi hanno ancora promosso. Non l'hanno promosso? No. È un augurio, via. Nei Carabinieri sarebbe già stato colonnello e anzi generale. Vabbè, lei è passata a miglior vita. Per meglio infine connotare il personaggio, vale la pena, miglior vita, sta meglio. Vale la pena di riferire certe sue emergenti note di sadismo, di feticismo, che non appaiono certamente discordanti con gli identikit d'autore tracciati dagli esperti. A tal proposito, giova ricordare che il Pacciani nega di aver ideato un quadro, che peraltro riconosce di avere materialmente dipinto, il quale tradisce, in base ad un'analisi psicologica del contesto pittorico, fantasie di estrema violenza e comunque significative della personalità dell'autore. Questa è il primo, cioè uno dei tanti e l'ultimo della fase indagativa, rapporto che lei manda al signor Procuratore della Repubblica, il quale dopo qualche giorno, a seguito di queste sue indicazioni investigative, emette la famosa informazione di garanzia. Per consentire di difendersi, per fargli sapere che c'è l'indagine. Non c'è dubbio che ci va bene, va bene. Oh, io le domando ancora un'altra cosa che mi pare anche abbastanza importante. Devo prendermi appunti. Sì. Vuole rileggermi per cortesia, avvocato, cosa scrivo io a proposito di quel quadro? Glielo dico subito. Se vuole, do la copia fotostatica della sua... No, la prego di rileggermi. A tale proposito, giova ricordare che il Pacciani nega di avere ideato un quadro. Una cosa è ideare, una cosa è colorare. Il quale tradisce, quindi Pacciani diceva la verità, perché la sua non era l'idea del quadro, non era sua, era di un altro, l'abbiamo già scoperto, grazie ad una giornalista, e lui aveva quindi detto fin da allora la verità, che egli aveva soltanto colorato questo quadro, il quale tradisce in base ad un'analisi psicologica del contesto pittorico fantasie di estrema violenza e comunque significative della personalità dell'autore. Quindi lei, da quello che io riesco a capire... Però, avvocato, lo rilegga dall'inizio, perché mi sembrava che non fosse completo. Per meglio infine connotare il personaggio, vale la pena di riferire certe sue emergenti note di sadismo e di feticismo. Che non sono riferite al quadro. Che non appaiono certamente discordanti con gli identikit d'autore tracciati dagli esperti e che pur con estrema ponderatezza hanno contribuito allo screening dei numerosissimi sospetti. Esatto. Quindi siamo a livello di sospetti. Parliamo di screening intempriorile. A tale proposito, giova ricordare che il Pacciani nega di avere ideato un quadro che peraltro riconosce di avere materialmente dipinto. Quindi lei a Pacciani non assegna alcuna veridicità. Come? Colorato, mi sembra. No, dipinto. Mi era difficile. Il quale tradisce in base ad un'analisi psicologica del contesto pittorico fantasie di estrema violenza e comunque significative della personalità dell'autore. Presidente, a sua disposizione, se io ho tradito... Mi consente... Se il Presidente mi consente, vorrei rispondere puntualmente a questa domanda perché è piuttosto articolata e sarei grato, se fosse possibile e se la Corte lo consente, di avere davanti il quadro. Ah, il quadro?
Ho una riproduzione fotografica dello stesso. Volete il quadro? A me il quadro. Abbiamo nel caso una riproduzione fotografica. Possiamo vedere il quadro, io non ho problemi. Se serve, se no lo prendo. Si può prendere anche quello di Picasso? No, perché voglio soltanto indicarle, no, perché devo rispondere puntualmente a questa domanda. Ci sono anche Hieronymus Bosch, lei ricorderà Hieronymus Bosch cosa faceva? Sono un appassionato di Hieronymus Bosch, anche se prima che... E pare che non fosse un mostro Hieronymus Bosch. Nessuno... Comunque, allora, lei vede... Quando noi notiamo quel quadro, in quel quadro rileviamo che verosimilmente è stato scorciato, ma il dado in sé non ha importanza, non è registrato. Cosa colpisce noi è che quel quadro, così com'è, rappresenta un orfanario che parla di violenza, che parla di morte, che parla di sessualità, e in alto a destra c'è uno spicchio di luna nuova. Sono elementi che colpiscono. Naturalmente quel quadro può averlo dipinto lui, può averlo dipinto lei, posso averlo dipinto io. Questo, grazie ai giornalisti, ci è stato dato modo di appurarlo. Ma vede, il signor Pacciani dice di averlo fatto lui, quel quadro. Mi consenta, avvocato, legga tutti gli atti. Nega di avere ideato un quadro. È una cosa diversa. Esatto. Ma dice di averlo fatto lui. E sa, non lo dice mica solo a me, non lo dice soltanto al PM, materialmente dice, lei dice che non ha mentito, io le dirò che lui ha mentito 4 volte. Dice non soltanto a me, a noi, lo dice al PM, dottor Canessa, al dottor Vigna, nel corso di un colloquio, va a raccontare il significato del quadro a un certo numero di persone. Lo interpreta, se lo appende in casa, ma quello che colpisce di quel quadro, al di là dell'effetto che può destare su una persona che come me non ama la violenza, è che quel quadro è datato 10 aprile 1985. L'ultimo duplice omicidio è stato commesso a settembre del 1985. Quel quadro firmato da Pacciani Pietro Pacciani, che gli dà un titolo, un sogno di fatascienza, che lui racconta ad altri testimoni che è stato un sogno che lui ha fatto e che ha dipinto, che lui firma e che lui data, di tutto questo, quello che è investigativamente rilevante per noi, che peraltro quel quadro non lo sequestriamo, perché ci siamo sempre tenuti lontani col forcone tutte le suggestioni da questa indagine, però un dato rilevante per noi che alla data del 10 giugno 1985, quasi anniversario di un omicidio commesso nel 1951, il Pacciani o qualcuno segna 6 croci in basso, quasi nascoste fra 2 piantine. Quelle 6 croci non so che cosa significhino, io non sono entrato nel cervello dell'imputato, non posso leggerlo con il cervello dell'imputato, ma a data giugno 1985 abbiamo 14 morti ammazzati, di cui 6 donne. Abbiamo detto prima, ma non lo abbiamo detto perché ce lo inventiamo noi, ma perché ce lo racconta la scena del crimine, ma perché ce lo racconta l'assassino con la storia che lui racconta ogni volta che uccide, che le donne sono il fuoco dell'attenzione dell'assassino. 7 coppie uccise all'epoca del 10 giugno 1985,
Una di queste coppie è formata da due uomini. Io a matematica la conosco poco, però le donne mi risultano essere sei, e sei sono le croci che sono apposte su un quadro che è firmato, datato dal Pacciani, che lui dirà ad altri che è un sogno di fantascienza che lui ha dipinto, perdoni, che lui dirà ai PM che è un quadro che lui ha preso, un'idea che ha preso da un fumetto di fantascienza e poi l'ha riprodotta su scala più grande. Se vuole legga pure il verbale di interrogatorio del 6 luglio 1900. Dottor Perugini, tanto questi atti poi ci sono, il dottor Perugini ha visto i disegni della sorella di Meyerhorst, ricorda quante croci aveva disegnato la sorella di Meyerhorst? Vede, se ricordo o non se le ricordo? Io ho visto i disegni fatti non dalla sorella di Meyer. Ma vede, la sorella consegnò E ci sono dei disegni, c'è un monte tagliato con delle croci. Questo, esattamente, no? Signor Presidente. Questo. Non so se anche la sorella sia, esattamente. Non so se anche la sorella quindi è un mostro. No, ma vede, avvocato, mi perdoni, quello che io ritengo significativo è che lui abbia mentito su questo quadro. Mi perdoni, perché l'ultima versione, quella aggiornatissima che lui mi dà, al momento in cui ne torniamo a parlarne, mi dice, no, è una stampa, come quella lì, vuole che le mostri quale stampa mi sta indicando in quell'epoca l'imputato, è una stampa di Firenze, in bianco e nero. Cioè, io quella lì l'ho colorata, ecco, era una stampa e l'ho colorata come se... Anche il quadro era una stampa, io l'ho colorata. Il quadro non è una stampa, io l'ho fatto radiografare e non è una stampa. E le dirò un'altra cosa, avvocato, fra gli elementi del quadro che mi colpiscono. E peraltro quel quadro non viene sequestrato subito. È il fatto che questo mostruoso animale, una specie di minotauro con la testa di generale, col corpo di toro, in realtà il corpo di toro non è un toro, è una mucca. Perché quel quadro, chiamiamolo così, in quel quadro il disegno è stato modificato. La mucca aveva una faccia placida da mucca. Qualcuno gli ha fatto i denti, gli ha fatto la faccia da toro. Toro incupito, molto incupito, avvocato. E alla mucca è stata cancellata la mammella. Mi scusi, avvocato. Avvocato, io non sono un allevatore di bestiame, ma quello che le voglio dire è che mi consenta, è che questi elementi che noi abbiamo preso in considerazione, perché spero e mi auguro e penso che lei quel quadro in casa non se lo appende, non se lo firma, non se lo attribuisce e non va a spiegare ad altri che è suo, va bene, ma questi elementi che abbiamo preso in considerazione sono elementi suggestivi, sono ben altre le suggestioni, se vuole, avvocato. No. Certo. Sono elementi suggestivi, certo. Ma li abbiamo tenuti a distanza. Lei conosce i quadri di Viani, no? Conosce Munch, conosce Lurlo, no? Nessuno se lo terrebbe perché ce lo portano via in casa, però io me lo terrei. Quello forse no, perché non mi piace lo schema pittorico. Quel fatto non ha assunto dignità di indizio, avvocato. È stato un elemento che noi riteniamo, abbiamo ritenuto, un elemento di valutazione di persona. Ancora non ho capito, dottor Perugini, qual è l'elemento oggettivo che porta la vostra indagine nei confronti di Pacciani. Perché, mi scusi, io credo, questo per ricostruire sul piano storico la vicenda investigativa vostra, voi fate tutta una serie di intercettazioni ambientali di ogni tipo, fate tutta una serie di perquisizioni regolarmente autorizzate dal pubblico ministero, sulla base dei suoi rapporti, per carità. Dal GIP, richieste da lei e poi dal GIP. Grazie. Da un giudice, vabbè, anche voi siete ancora giudici. Signori, prego. Allora. Dunque, quindi, lei fa tutta questa serie di proiezioni indagative, prima indagative. Certo,
ma vengono trovati dopo e si sostanziano. E se si trovavano prima, ci saremmo risposti. Brunnen 17x24 in un proiettile che viene trovato in un certo posto nel giardino e poi, ma questa non è niente perché la Corte eccellentissima ha ritenuto di non potere utilizzare la lettera che avvolgeva oltre in un certo panno quest'asta di Damolla, la famosa asta di Damolla. Praticamente voi siete partiti, questo vorrei capire io, siete partiti nei confronti di Pacciani non avendo un bossolo, un proiettile con l'H o qualcosa, soltanto da queste idee. Avvocato, mi consenta, lei che oltre ad essere un abilissimo avvocato ha anche un precedente come ufficiale dell'arma e quindi io immagino, siccome ex carabinieri non esistono, ecco, quello che voglio dirle è che lei è fin troppo a conoscenza di quelle che sono le tecniche investigative, di quella che è la procedura investigativa per fare una domanda del genere a me, però io certamente sono pronto a spiegarle. È ovvio che al momento in cui noi andiamo a perquisire una persona, lo facciamo per accertare, così si chiama, accertare, che cosa? Un sospetto che riteniamo fondato, che ci deriva da una serie di verifiche di diversa natura che abbiamo fatto, un sospetto che vogliamo in un modo o confermare o escludere, perché quello che l'investigazione mira ad accertare è la verità, è il dato obiettivo, proprio quel dato obiettivo a cui lei fa riferimento, ma è chiaro che io non posso partire dal dato obiettivo, perché se già ce l'ho l'oggetto in mano, a che le chiedo a fare la perquisizione? Capito? Mi scusi, no? Mi sbaglio? Quindi quello che lei mi propone di spiegarle è l'acqua calda. Cioè è ovvio che io non posso, al momento in cui sto cercando un oggetto, partire dal presupposto totalmente opposto. Lei mi propone di percorrere un cammino che non ha nulla a che fare non soltanto con quelle che sono le tecniche di polizia investigativa, ma neanche con la logica e il buonsenso. E siccome io la conosco per essere quello che è, immagino che questa domanda sia mal formulata o io l'abbia capita male. L'ho formulata male io, ma l'ho fatta formulata volutamente, scusi, volutamente. Vorrei capire, scusi, capisce? Sì. Perché se io mi convinco, mi perdoni questa digressione, se io mi convinco che Tizio è un delinquente e si stratifica costantemente in me, capisce? Guardi, avvocato, lei... Perché io ho questa netta sensazione, questo glielo dico con estrema chiarezza... E io le sono grato. Per me, dico, questa indagine e io le sono... manca di un supporto oggettivo... E io le sono grato, e io le sono grato di fornirmi una volta di più l'occasione per ribadire che fino al momento in cui, a carico di signor Pietro Pacciani, noi non ricaviamo, non recuperiamo elementi d'ordine oggettivo, consideriamo e continuiamo a considerare quelli che sono le nostre deduzioni, i nostri convincimenti come i nostri convincimenti. Ma le ho detto e l'ho detto in premessa, siccome questa indagine negli anni precedenti ha subito molto l'impatto di suggestioni e di convincimenti personali, noi ci siamo sempre sforzati, sempre, costantemente, di questo è traccia negli atti, non è che lo racconto io, ci siamo sempre costantemente sforzati di mirare al dato obiettivo. Non abbiamo cercato di costruire un vestito da colpevole addosso al signor Pacciani e addosso a nessun altro. Comunque quelli che sono i dati che lei ha citato, e che se lei mi consente sono dati che ha enucleato da un contesto di investigativo ben più massiccio, che io le pregherei di produrre come conoscenza, perché vede avvocato, una impropria formulazione
Lei doveva fare l'avvocato, non lo ringrazio. Doveva fare più l'avvocato che il... Signori. Cioè, fa bene anche il suo mestiere, l'avvocato, ma l'avvocato l'avrebbe fatto molto bene. Chiedo scusa. Io ancora ho da fare parecchie domande. Sì, appunto. Quindi io direi, sono l'uno e un quarto, sospendiamo per 2 ore. Grazie. E alla ripresa, va bene? Va benissimo. Bene, grazie Presidente. Allora, l'udienza è sospesa fino alle ore 15:15, bene, d'accordo? Grazie. 3 e un quarto. Si accomodi. Benissimo, prego avvocato Bevacqua. Grazie. Senta, dottor Perugini, lei ha fatto questa serie di indagini, ha iniziato, ecco, da quando è iniziato? Perché nell'89 lei parla di avere ipotizzato nel Bacciani una persona che poteva essere indagata per questi reati. Lui come tanti altri. Come tanti altri. Ecco, quando voi avete iniziato questa attività di indagine nei confronti del signor Bacciani, vi siete attivati anche a vedere di reperire delle prove, quindi cercare di fare attività di polizia giudiziaria. No, mi consente, avvocato. Sì, non voglio interromperla, ma visto che me lo chiede, io l'ho previsto subito. Sì. La prima attività che noi facciamo in un caso del genere, soprattutto in un caso del genere in cui la persona è tanto importante, è quello di cercare di conoscerlo. Quindi la nostra prima attività non è stata quella di reperire prove. La nostra prima attività è stata quella di renderci conto, e questo abbiamo fatto anche con tutti gli altri, di chi fosse, cosa avesse fatto. Ecco, questo. Ecco, quindi avete cominciato a vedere chi era, esatto. Costui, chi è costui, no? Sì. La domanda che fanno nei libri tutti i grandi investigatori. Chi è costui? Una volta, ecco, quando voi avete capito, che cosa avete capito? Che poteva essere costui una persona idonea ad essere indagata? Vede, le premetto, e tendo proprio a sottolinearlo costantemente al limite della pedanteria, lui e altri. Certo. Ecco, quando abbiamo capito? Abbiamo capito intanto che determinate cose non ci convincevano. Abbiamo capito, per esempio, ecco, abbiamo evidenziato nei suoi trascorsi, abbiamo evidenziato degli elementi che potevano essere interessanti. Naturalmente ciò che era accaduto nel 1951, quando l'imputato era un ragazzo, era un giovane, non potevano essere rapportati nello stesso modo a quella che noi consideravamo come ipotesi oggetto di indagine, i duplici omicidi. Però indubbiamente quelli che ho descritto prima, tutti gli elementi che collegavano come un nesso quantomeno operativo modale quell'omicidio con quelli successivi, per noi assumevano una rilevanza, quantomeno ci mettevano nella condizione di non poter mollare, ecco, gli accertamenti fino al momento in cui non avessimo raggiunto il legittimo convincimento che lui era da escludersi dalla lista dei sospetti, oppure procedere ad ulteriori attività d'approfondimento. Non a caso, però, per esempio, il primo momento in cui cominciamo a materialmente operare sulla persona nasce dall'accertamento dell'accertamento relativo all'arma, a questo fantomatico fucile che non abbiamo mai trovato, come peraltro non abbiamo trovato mai neanche la pistola che scomparve nel 51. Posso fare una domanda a proposito del fucile? Prego. Ma cosa c'entrava il fucile con la pistola, con i proiettili? Vede, è un dato investigativo, noi purtroppo non è che possiamo investigare soltanto ciò che ci piace. Noi ci troviamo di fronte a una ipotesi di reato, comunque commessa, anche se
compare in questo ambito investigativo ha una precisa ipotesi di reato. È su quella ipotesi di reato intanto che cominciamo a fare degli accertamenti. Perché? Perché ho detto prima, ci era stato fornito dalle numerose testimonianze un quadro talmente indicativo di una personalità quantomeno irruente, quantomeno prepotente, quantomeno violenta. Quadro che non era soltanto voce di popolo, era desumibile da quelli che erano i motivi che avevano portato in carcere l'imputato nell'87, la violenza continuata, i comportamenti familiari estremamente indicativi, anche quelli di una personalità che certamente non perdona, e l'omicidio del 1951, unico dato certo, ma fonte ricchissima di indicazioni, quantomeno sul come l'imputato poteva reagire. Ora ci troviamo di fronte a un imputato, a un detenuto, che sarà scarcerato perché la condanna era di 8 anni, considerando tutto sarebbe uscito di lì a poco, aveva già scontato quasi 4 anni, come di fatto avverrà, sarà scarcerato di lì a poco. Chiaramente è un dato anche di coscienza quello di esaurire tutti gli accertamenti necessari per recuperare, per togliergli la disponibilità di un'arma della cui esistenza noi siamo assolutamente sicuri. Della cui esistenza noi siamo assolutamente sicuri non perché soltanto quale arma, scusi, quale il fucile, arma? Ah, il fucile. Fucile a retrocarica, non soltanto perché ce lo dicono i testimoni, ma perché della presenza di materiale da caccia che provano di un'attività venatoria, clandestina, come ci era stato detto, di un'attività venatoria praticata di sera con un'arma che certamente non è il fucile ad avancarica, perché nella disponibilità dell'imputato e di altre persone alle quali lui aveva portato gran parte di questo materiale, va bene, troviamo oggetti che sono estremamente indicativi, un carichino per cartucce da caccia. Ora, il carichino, lo spiego, serve per... Non è il carico della pistola, è un carichino. Serve per caricare cartucce che vanno utilizzate in fucili a retrocarica. Avevamo trovato borraggio, avevamo trovato cartucce calibro 12, avevamo trovato tutto ciò che a casa mia, che non sono cacciatore, non si trova. Allora, l'esistenza di questo fucile per noi era un dato quantomeno molto, molto, molto probabile. Quindi tutti gli accertamenti inizialmente si orientano nel tentativo di rintracciare questa arma. Non è neanche da dimenticare il fatto che noi cercavamo anche quel famoso revolver che era stato lasciato in un cespuglio e che era misteriosamente scomparso, revolver che lui aveva dichiarato ai carabinieri che all'epoca lo interrogarono essere inefficiente, revolver che peraltro risultava essere efficiente da altre testimonianze, e quindi era certamente un dato preoccupante per noi, tanto più che l'imputato in quel momento si trovava in carcere per essere ivi stato mandato da persone che avevano testimoniato a suo carico una lunga vita di violenze praticate nei confronti di due ragazze. Due bambine, le sue figlie. Certo, sì, ma questo delle figlie. Questo è un dato. 51, questo è un dato oggettivo. Lo so che è un dato ricorrente che lui avesse fatto, certo, queste cose, per carità. Però io mi scusi, ma devo così un attimo contraddirla su quelle che sono le informazioni fatte da voi proprio sul punto del Pacciani e come guardone e come uomo che girava di notte. Voi avete sentito addirittura anche una persona, lo avete trasfuso questo in un rapporto, e questa persona, che era un maresciallo dei carabinieri, ha escluso che il Pacciani fosse persona che girasse di notte, affermando inoltre che durante i servizi notturni da lui svolti non ha mai avuto modo di controllarlo.
Aggiungeva che il Pacciani è stato il proprietario di una Lambretta molto scassata, poi di una Fiat 500 ed infine di una Ford che dovrebbe tuttora detenere. Non gli risulta che il Pacciani fosse un guardone, né ha mai, ma questo vi fa onore perché avete guardato, avete preso tutto, non ha mai appreso anche da voci di popolo che fosse stato sorpreso in particolari atteggiamenti sia nelle campagne di San Casciano né nell'abitato di quel centro. Questo è stato un maresciallo dei carabinieri che voi avete escusso, avete sentito. Certamente. E un maresciallo della zona che conosceva Pacciani, il quale ha escluso che Pacciani di notte girasse, che fosse cacciatore, che andasse a giro. Quindi sono altre dichiarazioni che voi avete preso. Lei noterà, avvocato. Io noto. Lei noterà, avvocato, che il fatto che noi recepiamo tutto ciò e lo evidenziamo. E lo evidenziamo perché è giusto che sia detto, perché tutti gli elementi coinvolgenti vanno detti e vanno detti anche tutti gli elementi non coinvolgenti ma escludenti. E questo l'ho detto solo io ora. Questo è stato un nostro modo di ragionare e di predicare. Quello che voglio dirle è che io la ringrazio della stima di cui fa oggetto le forze dell'ordine. Ma vede, io faccio parte della famiglia e immagino che il maresciallo che dice di non averlo mai sorpreso in giro, ecco, non abbia passato tutte le sere della sua vita davanti all'abitazione o alle abitazioni del Pacciani. Io non ricordo quale maresciallo sia quello che... Di Bella. Vabbè, se vuole le pagine. No, l'ho sentito io. Ecco, adesso me lo volevo ricordare. No, perfettamente. Quello che voglio dire è che il fatto che lui non lo avesse mai sorpreso a girare non voleva assolutamente dire che il Pacciani non girasse. Ma lei l'ha sorpreso, scusi. Che non lo aveva. Lei lo ha sorpreso. Che non lo aveva sorpreso il maresciallo. No, ma lei lo ha sorpreso dopo Pacciani. Io no. Io mi sono limitato esclusivamente ad acquisire testimonianze di persone che lo avevano visto in giro, ma anche e soprattutto le testimonianze di coloro che con lui vivevano e che lo vedevano uscire. Cioè, però la moglie, le due figlie, ho detto come è un dato preliminare. Vorrei aggiungere una cosa. Mi avrebbe molto stupito allora di trovare qualcuno che mi dichiarasse di aver sorpreso il signor Pacciani a spiare le coppiette. Le sembrerà strana questa mia affermazione, ma non... Sa perché? Perché i guardoni, mondo nel quale abbiamo dovuto addentrarci, ecco, abbiamo dovuto praticare, hanno degli usi, dei costumi, delle consuetudini, si dividono le zone, il territorio, hanno delle zone di caccia, hanno una loro particolare moda, una loro particolare professionalità. Il discorso di un imputato noto, molto noto, come guardone regolare in qualche zona, come guardone regolare, badi bene, in qualche zona, mi avrebbe sorpreso, perché l'assassino, non aveva nessun interesse, certamente, ad andare a spiare regolarmente le coppie. Comprende. Quindi non era un guardone, il ragionamento al tempo. No, molto diverso. Era un guardone saltuario. Quello di cui stiamo parlando è l'attività, il voyeurismo è una cosa, il sopralluogo è un'altra. Che l'assassino potesse effettuare dei sopralluoghi in diversi modi, ecco, magari anche non da solo, magari non soltanto in ore serali. Però si doveva entrare in questi luoghi, cioè questi luoghi dovevano essere a lui noti, tipo dovevano Calenzano, tipo Calenzano, tipo Prato, tipo La Strassigna, dovevano essere a lui noti. Dovevano essere luoghi ecco, avete fatto accertamenti sulla capacità, al di là della capacità, sulla conoscenza di questi luoghi, approfondita deve essere la conoscenza. Sì. Da parte del Pacciani, perché non risulta nulla agli atti. Io credo che lei allora non abbia letto tutti gli atti, avvocato. No, mi scusi perché qualche cosa può sfuggire. No, perché voi avete legato, scusi, almeno per quel che ricordo, la presenza del Pacciani in certi luoghi, legandola idealmente alla presenza della Bugli,
tant'è che la richiesta di rinvio a giudizio del signor pubblico ministero al GIP è proprio in funzione di questo legame strano, quasi ancestrale, fra il signor Pacciani e questa Bugli, e quindi ogni volta che la Bugli si sarebbe spostata, lui da spostato, perché soltanto uno spostato può fare questo. Errore. Mi consenta. Lei è anche psichiatra, non lo so. No, mi consenta. Perché definisce? No, finisco. Perché definisce lo spostato? Andava ad uccidere nello stesso luogo dove c'era la sua amica. Però qualche cosa non torna, perché la sua amica non era sempre lì, non era negli stessi luoghi, eccetera. Lei lo sa meglio di me, e il Pacciani non ci stava. Ecco, non riesco a capire questo collegamento. Mi perdoni se ho detto errore prima, mi è scappato. Quello che volevo dire è che io non trovo giusto definire spostato né il signor Pacciani né quello che noi riteniamo essere l'autore del duplice omicidio. Ecco, adesso non facciamo una sovrapposizione. La ringrazio per questa... Per comodità, perché i convincimenti personali in questa sede non contano. Certo. Quello che voglio dirle è un altro. Sulla mobilità del signor Pacciani noi abbiamo numerosi riferimenti. Non ultimi da parte del signor Pacciani, perché, vede, alcuni amici, uno in particolare che lui conosce negli Vanni. Anni, no, a parte i Vanni con cui andavano a fare le merendine, ci sono delle persone con cui lui va in giro a fare le merendine e così via, si muove, si sposta, ma vede, per dirgliene una, gliene cito uno emblematico, c'è un signore che per l'appunto abita a Calenzano. Credo, non so se sia stato convocato come test, però è uno, ecco, immagino di sì, immaginavo, che abita a Via del Lago e che incontra, circostanza poi raccontata anche dall'imputato, di averlo conosciuto in un ristorante. Cosa delle mattonelle? A Scarperia, bravo, mattonelle. Sì, quello delle mattonelle. A Scarperia o... dice lui a Montespertoli, non ricordo bene, ecco, a Scarperia, in occasione di una festa del vino nella quale lui stava pranzando al tavolo accanto. Amicizia che scaturisce negli anni 70, che magari la persona che abbiamo sentito poi si confonde bene sugli anni, se si trattava del 79, degli anni 80, però in effetti la conoscenza data da prima del 77, e quindi questo è un dato che noi abbiamo accertato, e quindi è sicuro che almeno negli anni 70 lui si spostava. Ma non è soltanto questo, avvocato. Sì. Le vuole che io prosegua con... Continui, io non... Perché vede, a Calenzano... Dopo ci parlerò. Perché vede, al di là di questa conoscenza di questo test di Calenzano, la cui abitazione è un dato suggestivo, ma insomma è a 900 metri dal luogo del delitto delle Bartoline, del delitto non è soltanto lui che gira con il Pacciani, perché il Pacciani gira con altri amici. Il Pacciani viene a Firenze, si muove, si sposta, ha la macchina, la sa guidare molto bene, questo è un dato che abbiamo verificato anche noi, non ha quella incapacità di orientarsi, non ha quella incapacità di guidare che lui tende a sottolineare in ogni momento, e mi chiedo perché. Vede, avvocato, è un dato oggettivo che deriva da altre cose. Per un investigatore, e lei lo è stato prima di me, per un investigatore il fatto che una persona neghi o tenda ad evidenziare una cosa non vera, no? Appare sospetto. Ecco, mi scusi, ma questo è un altro discorso. Visto che lo ricolleghiamo. Ecco, ora mi scusi, dato che lei ha parlato delle macchine, io voglio ricordarle due cose che ha detto lei in un suo rapporto. Il sì. Soprascritto Pacciani è proprietario delle seguenti autovetture di color bianco: Ford Fiesta targata Firenze D26 eccetera e Fiat 500 targata FI, i cui numeri di targa non risultano annotati nel corso dei noti servizi preventivi di controllo del territorio. Certo. Questo non è mai... Oh, mai. Scusi,
E poi le dico un'altra cosa e poi lei mi dirà, avvocato, io questo non l'ho scritto, l'avete scritto voi. Dice, avete sentito voi tutta una serie di testi, questo test non ha riferito quello che invece voi avete riferito, se no avrei citato il test, che era un cercatore di funghi, che si spostava anche in zone come il Muraglione, San Godenzo ed altre, anche notevolmente distanti dalla sua abitazione. Il Cacioli Mauro aggiungeva però che però il PP, cioè Pacciani, non sarebbe stato in grado di disimpegnarsi alla guida dell'autovettura per vie intensamente trafficate. Questo lo dice, lo riportate voi in un vostro rapporto, esattamente, glielo do anche sotto gli occhi, perché del 13 febbraio 1991. Verissimo. Era ancora, doveva uscire Pacciani. Verissimo. Pacciani esce il 6 dicembre 1991. Me lo ricordo perfettamente. No, dico, è un po' leggermente posso, in contrasto con no, quello che si dice da parte sua. Posso interromperle un momento? È vero quello che lei dice, e questo fa fede del fatto che noi abbiamo segnalato tutti i dati, tutti gli elementi testimoniali, non soltanto quelli che erano a supporto di una ipotesi accusatoria. Non ho mai sospettato nulla. E torno a ripetere che ancorché all'epoca avessimo già acquisito una certa serie di elementi di sospetto, non eravamo ancora affatto persuasi della sovrapponibilità perfetta dell'imputato con l'autore del duplice omicidio. Ma questo verrà dopo. Per quanto riguarda le macchine e i mezzi di trasporto, io voglio dirle questo, vede, lui la Lambretta ce l'ha dal 57, guardo perché non... Sì, vecchia Lambretta. Sì. La 600 dal 69, la 500 dal 77 e infine dall'83, se non vado errato, la Ford Fiesta. In più c'ho un motorino sulla cui provenienza tuttora grava l'ombra del mistero, che lui ci ha detto che gli è stato regalato da uno che invece... Bengasi. Esatto. Evidentemente era un mezzo nostalgico questo. Non lo so, probabile. Ecco, quindi il discorso è sempre quello. Stiamo parlando non di elementi di prova, ma di elementi da verificare. Noi abbiamo una persona che gira, si sposta per la campagna, viene a Firenze, va a Vicchio del Mugello e dispone di un certo numero di mezzi di trasporto, soprattutto esce quando vuole, come vuole e senza dover rendere conto di niente a nessuno. Certamente non doveva rendere conto di niente alla moglie Magna Angiolina, la quale aveva la proibizione di affacciarsi alle finestre, che tuttora quando si rivolge a lui lo chiama il mio padrone. Certamente non doveva rispondere di nulla alle figlie, tenute in uno stato di soggezione ai limiti della pensione. Non le sentiremo. Quindi quello che voglio dire è che lui è libero di muoversi senza dover rendere dopo il lavoro, niente ne so. Dopo il lavoro, perché lui è lavoro. Avvocato, vede? E l'ha detto prima lei che lavorava dai Marchesi o non so. Rosselli del Turco. E faceva l'operaio agricolo. Sì. Rosselli del Turco, notorio, ma credo lei lo sappia meglio di me, avevano una stalla con tanti buoi. Certo. Ma io credo che lui non dovesse pettinare tutti i buoi tutti i giorni e ho visto molti buoi prendersi. Ho visto molti buoi prendersi cura da soli della pastura, ma a parte questo, noi ci siamo presi la briga di verificare alcuni elementi. Il suo libretto di lavoro, per citargliene una, nel mese di ottobre del 1981, se non sbaglio, lui ha 48-50 ore di lavoro nel mese. Ora non mi dica che mi consenta, avvocato, questo discorso dell'infarto, oltretutto collocato in una sede cardiaca, come ci fu detto, non perizia, che non gli impediva di svolgere attività lavorative neanche molto pesanti, e certamente non gli ha impedito di
di andarsene in giro a bere con gli amici, di violentare le figlie. No, ma soprattutto non gli ha impedito di svolgere attività faticose né di far sfoggio della propria forza, certo. Ogni qualvolta li voleva l'occasione. Sono numerosi gli episodi, ma siccome sono aneddoti li lasciamo dato stare. Dato che lei è un forte, dico anche un uomo, uno studioso di psicologia. No, io sono un poliziotto. Caratteropatia, studioso delle patie, delle malattie, del carattere, certamente, perché se no non sarebbe un criminalista, un criminologo o comunque uno che studia i fatti di deviazione della personalità. Ecco, lei ha detto che il signor Pacciani era uno che andava a bere, era un forte bevitore di vino, è vero? Lei c'è scritto da tutte le parti. I familiari lo dicono, i testi lo dicono, quindi io lo ripeto. Oh, quindi era un forte bevitore, no? Era un bevitore, uno che beveva, insomma. Era uno che beveva. Non so come si definisca un forte bevitore, io sono pressoché astemio, quindi per me un forte bevitore può essere uno che beve due bicchieri. Comunque uno che beveva abbastanza, che andava con Simonetti, con Vanni, che bevevano, era stato visto più volte a bere. Quindi... Era uno che quando beveva era difficile contraddirlo. Oh, quindi beveva normalmente. Ecco, non le sembra così dal punto di vista concettuale che la caratteristica del bevitore possa non bene attagliarsi alla caratteristica di colui che ha commesso questi delitti con estrema... È un giudizio, certamente, è un giudizio. Non lo voglio sapere. No, ma io Non glielo domando, mi fermo. No, ma se vuole glielo dico. Grazie pubblico ministero, mi scusi. Anche perché lascia il tempo che trova. Che trova, certamente, anche perché è acqua fresca. Rispetto al vino. Però non avrei nessuna difficoltà a rispondere. No, anche perché lo domanderemo eventualmente ai vari... Vorrei fare una rettifica. Io non sono psicologo, non sono psichiatra, sono un poliziotto che ha fatto studi di criminologia. Cioè io mi sono specializzato in criminologia clinica, ma premetto che questo non mi dà nessun diritto di definirmi un esperto. Ho sempre considerato questa specializzazione come un punto di partenza, non come un punto d'arrivo. Quanto all'appunto che lei fa, è vero, l'ho pensato anch'io quello. E purtroppo le statistiche sono un dato oggettivo, sembra che pongano in diretta relazione l'assunzione di sostanze, quali alcol, a determinati fatti, episodi di violenza. E questo è un dato... Questo non c'è dubbio, mai lo dicevano i nostri Niceforo, no. Mente, questo siamo tutti. Siamo Parliamo di questo tipo di diritti, avvocato, sì. Oh, mi scusi, lei ha parlato prima di arma, questa famosa arma che era il cosiddetto pallino fisso dell'attività indagativa di tutti, giusto? Perché quest'arma non si è mai trovata e allora partiamo col fucile a retrocarica, ce n'era una ad avancarica, tanto lei sa tutto di questo, forse la Corte non lo sa, ma credo che possono essere elementi di poco conto sul piano della valutazione probatoria. In realtà una pistola fu l'oggetto, non dei vostri desideri, certamente dei vostri desideri, ma dell'indagine particolareggiata, puntuale, insistita da parte della SAM, da parte sua, da parte dei carabinieri. Sì. Ecco, mi scusi, io le voglio fare una domanda di altro tipo. Avete sempre lavorato insieme, carabinieri e SAM, quindi sempre d'accordo, nel senso che l'attività di indagine per la scoperta del presunto omicida è stata solo attribuita a voi, oppure avete continuato a fra di voi interferire? Ecco. Ha ragione. No, voglio saperlo questo, perché le devo fare un'altra domanda dopo. Vede, il passato ha insegnato che il seguire piste diverse, indagini, lavorando sugli stessi casi, non era produttivo. Il problema dei rapporti sotto il profilo investigativo certamente si poneva. Io sono stato felice e sono felice di dire che dal momento in cui noi abbiamo iniziato a lavorare in un certo modo, c'è stata una specie di immedesimazione organica fra noi e l'Arma dei Carabinieri. No, perché devo fare una domanda sul punto. Prima, ecco, cominciamo con la pistola.
La pistola fu oggetto delle vostre ricerche. Tutti dicevano, alcuni dicevano che sicuramente aveva un pistolone, nessuno l'aveva visto, però era nell'involucro questo pistolone. Ecco, io le domando se poi questo pistolone fu trovato e dove fu trovato e che cos'era il pistolone. Questo pistolone non fu mai trovato. Oh, no. Un momento, arrivo. Lei vorrebbe che io... No. Questo pistolone non fu mai trovato per il semplice fatto che invece del pistolone, nell'anno 1987, nel corso di una perquisizione che i carabinieri, quando arrestarono il Pacciani, fecero in sommaria su indicazione delle figlie, trovarono una pistolina, un modello Mari, una scacciacani. E qua che vuole arrivare, avvocato? Questo l'avete scritto voi. È questo che intende, voglio dire. Certo. Una pistolina modello Mari che nella circostanza fu sequestrata, per la quale il Pacciani, credo, subì un processo e fu regolarmente e giustamente assolto, perché era una cosa ridicola. Quella pistolina Mari, sulla cui provenienza l'imputato ci mentì, ma era una sua costante mentirci. No, credo di non mentì. Ci mentì perché disse che era l'aveva... da Afro Gazziero che smentisce... Ma lo dicono loro poi. Afro Gazziero che smentisce che la pistola... Certo, perché tutti si allontanano da Pacciani. Ma certamente... No, questo... Si allontanano. Afro Gazziero smentì, ecco, usiamo il tempo esatto, smentì allora che di aver dato... I figli di Afro Gazziero disse noi a lui non abbiamo mai dato assolutamente nulla, quindi... Intanto non riconoscono il tipo di pistola, ma secondo punto, nell'ipotesi fosse stata quella pistola e non era, certamente non gli è stata data, se l'è presa. Allora scusi, io le voglio... No, io non gliel'ho data, certo. I figli non gliel'hanno data, certamente i genitori non gliel'hanno data. Mi scusi, perché su questo punto dobbiamo essere tutti puntuali. Sì. Lei ricorda cosa disse, anche se lei ai sensi dell'articolo 62 non lo può dire, ma cosa disse sul punto Pacciani, che cioè gli era caduta dentro la macchina questa pistola? Sì o no? Se la ricorda questo dato? Il Pacciani disse questo, mi ricordo a memoria quello che disse il Pacciani. Il Pacciani disse questo. Disse, io vidi i figli di Afro Gazziero che sparavano alle mosche dentro la macchina e avendo paura che mi rovinassero la macchina, paura... che tuttora mi stupisce, avendo paura che mi rovinassero la macchina li sgridai, loro lasciarono la pistola lì. Io me la tenni sempre pensando di restituirla ai figli di Gazziero e poi non l'ho più fatto. Allora mi scusi, sul punto lei prima ha detto che Pacciani ha mentito, io mi permetto di dissentire, perché lo scrive lei nel verbale, nel rapporto 25 novembre 91. In data 23/11/91, alle ore 10:40, Gazziero Alessandro, il ragazzino, nuovamente sentito a verbale, ha individuato con certezza nella pistola a salve di marca Mari, modello 320, tipo semiautomatico, di colore nero, con sportellino sul retro della culatta per l'introduzione del carrello caricatore portacapus, l'arma giocattolo analoga in tutto e per tutto a quella con cui si divertiva da ragazzo. Prosegue. Questa pistola, cioè ce l'ho tutta su. Ma lo legga tu. A verbale precisava, rettificando, che il caricatore si inseriva appunto dal retro. Inoltre dichiarava di non aver mai giocato con detta pistola insieme al fratello Gazziero Marco nelle circostanze e nei modi riferiti dal Pacciani Pietro. Allora il Pacciani Pietro, stando a questo test, allora non ha detto la verità. Scusi. O non l'ha detto al test. Se no, scusi, io non credo che Pacciani si va a prendere la... Sì. Ma quale rilevanza? Mi scusi. No, la rilevanza la date voi. Mi scusi, dottor. Signori, ricordiamoci però del 62, troppo spesso oggi ce lo siamo dimenticati. L'articolo 62 del codice di procedura penale. Certo, no. Norma che io non condivido, ma c'è. Fra l'altro chiedo scusa, tutti questi testi sono ancora da sentire. Sì. Il PM stamattina ha detto, sentiamo i testi perché la Corte mi ha dato con quell'ordinanza un'indicazione.
sentiamo i testi, poi vediamo se queste cose sono utili. Ma allora, se quello che io ho cercato quindi di vorrei, seguire, quindi vorrei, capito? Certo, Presidente, ho però detto anche, io mi sono già sentito sbilanciato una volta, mi scusi pubblico ministero, perché mi son messo io stavo, parte. Ero intento a domandare delle a fare delle domande a un colonnello dei carabinieri che era stato indotto dall'accusa, dopodiché il colonnello non è più venuto. No, mi scusi, io le ho detto quando lo richiamo, questo non lo deve dire. Quando? Io ho detto li richiamo, quei quando? Testi. Non lo so. Come ho detto, scusi, è finita l'istruttoria dibattimentale. Ah, vabbè, no, aspetta, il dottor Perugini, io ho detto lo risentirò. Sì, vabbè. Dopo sentiti i testi. Ora non mi può dire che non l'ho riportato il testo. Va bene. Perché io ancora proseguiamo, signori. Va bene. Se no, scusate. Allora avete capito il discorso? Capito, c'è il 62, per favore cerchiamo certamente di rispettare. Comunque questa pistola Mari fu trovata. Fu trovata una pistola Mari che era identica a quella del ragazzo Gazziero. Ma non aveva molti elementi di somiglianza con quella che altri non aveva molti elementi di somiglianza con quello che viene indicato come pistolone. Perché... Ah, vabbè, che nessuno ha visto però. Hanno detto che c'era un pistolone avvolto, ma nessuno ha mai visto. C'è il 62, quindi non posso esprimermi, non posso però rispondere. Ora lo vedremo dopo. Però immagino che lo vedremo dopo. Quello che voglio dirle è che la pistola Mari, che credo che possiamo esibire, mal si presta a essere definita come pistolone, avvocato. Esatto, perché è una pistolina così, è una pistolina giocata. Ma mal si presta anche l'imputato ad essere imputato di questi... Ma noi non lo abbiamo certamente accusato della detenzione di quella pistolina. No, no, di altro, di ben altro, ma la pistolina serve. Ecco, a proposito della pistolina, c'è un'asta guida molla che è stata introdotta nel processo, anche se un certo documento, il foglio che lo accompagna, che accompagna questa asta guida molla, è un foglio un po' particolare, cioè la Corte di Assise ha ritenuto di non poterlo acquisire perché sennò si sarebbe violata una norma, però potrà anche acquisirlo dopo, non lo so, comunque ancora. Nulla. Ecco, poi lei che è ottimo indagatore, ma non sto cercando, non sto assolutamente non me l'aspetto da lei. Ecco, che vede questo pezzo di ferro, perché lei capisce, è un pezzo di ferro più corto di questa matita, con una rotondella di ferro attaccata qui e nient'altro. Lei che vede per lei, io parlo di lei, che conosce le armi, che lo vede per terra, perché pare che l'anonimo abbia trovato soltanto questo pezzettino di ferro per terra, va bene? Ecco, vede questo pezzo di ferro, che fa? Come fa a ritenere che quel pezzo di ferro possa far parte di una pistola Beretta? Sì, posso... Ecco, no, come lei dice, ma non si è insospettito. L'anonimo non è stato in sé, però io... No, lo può dire dell'anonimo, perché... Mi perdoni, se male non ricordo, l'anonimo dice, questo è o può essere un pezzo di pistola che l'ho visto sul giornale. Il giornale La Nazione, come noi verifichiamo, aveva pubblicato l'esploso, non ricordo qua. Io oltretutto in quei giorni ero a Roma, quindi sono cose che acquisì successivamente. Cioè, aveva pubblicato l'esploso di una pistola. Indubbiamente, io dico, nel momento in cui, in una situazione di assoluta tranquillità, in una situazione di silenzio, io mi imbatto in una cosa del genere, gli do un calcio e lo butto via. Se però lei Perugini o lei comunque lo ritorno? Io chiunque, forse, ma io non faccio testo. Ma se io ho avuto per quasi 2 settimane un esercito a scavare in casa di una persona, con i giornali che giorno, sera e a colazione parlano di la ricerca della pistola, la ricerca dei proiettili, il rinvenimento di un proiettile, una cosa o l'altra. Se io sono un attento lettore di questi giornali, sono un curioso e magari, guardi, aggiungo, conosco
o di persona o per sentito dire, la persona che è sotto investigazione in questo momento, io probabilmente l'avrei presa e portata ai carabinieri. Io. Cosa che è stata mandata. Ecco, questo io non lo avrei fatto. Questo io non lo avrei fatto. Io l'avrei presa e l'avrei portata ai carabinieri. Senza lasciare l'incertezza. Ecco, perché non vi, ha dato. A noi le ombre certo. E i punti oscuri non ci sono mai piaciuti. Ma queste ombre sono ancora più fitte, se si può parlare di ombre fitte, perché, guarda caso, questa asta guida molla è avvolta, a parte che da questo foglio di carta, anche da un pezzo di stoffa. E questo pezzo di stoffa, io le voglio ricordare il verbale che voi avete fatto del ritrovamento della stoffa, che mi ha un po' colpito. Nessuna ombra di dubbio sulla correttezza di coloro che facevano le indagini, però mi ha colpito. Io gliela leggo perché l'ha scritta lei, dirigente della SAM. Decidevamo di aspettare il rientro di queste ultime due figlie per invitare anche loro alla verifica dei loro effetti personali. Noi sappiamo che le figlie non vogliono vedere il padre, vogliono che il padre non ci sia, addirittura sono nemiche del padre, per quei noti fatti. Sono intimorite dal padre. Quindi nemiche, non sono amiche, no? Sono spaventate. Spaventate, che sono uno che è spaventato non è amico di quello che lo spaventa. No, ma non è nemico, sono spaventato. Va bene, va bene. L'assistente capo Venturini, stando appoggiato con la schiena allo stipite della porta che dalla cucina affaccia sul salotto, notava, appeso ad un gancio, al lato della cucina a gas, uno straccio. Evidentemente usava grande intelligenza, grande capacità del Venturini, che conosco, molto bravo, evidentemente usato come strofinaccio avente le caratteristiche della stoffa da noi cercata. Richiamava quindi la nostra attenzione Venturini, e la Rosanna, notato lo straccio, diceva che ce n'erano altri. La Rosanna, ciò detto, apriva lo sgabuzzino delle scarpe, prendendo a colpo sicuro, aspettava quasi che voi arrivaste, da un ripiano un altro straccio di simili dimensioni e fattura. All'interno dello stesso sgabuzzino, in effetti, ve ne erano altri 5 che ci venivano successivamente e spontaneamente consegnati. Aspetti. Subito dopo arrivavano tanto la mamma Angiolina quanto la figlia Graziella, le quali coadiuvavano la congiunta nell'attività di ricerca. In particolare la Graziella ci accompagnava anche nel garage. Pensi, questa ragazza che in mezzo si ricordava che laggiù c'era quel pezzo di stoffa. La Graziella è quella meglio, però. Sottostante, dove rinveniva in un'anta della credenza, guardi, nascosto, però era lì, nell'anta della credenza, ivi presente una striscia sottile del medesimo tessuto che ci consegnava. Ecco, lei che è un uomo molto attento, molto intelligente, premesso che chiaramente nessuno della polizia ha fatto questo, è chiaro. Che cosa, scusi? Che potrebbe aver fatto questo, prima l'ho detto. Fatto che cosa? Lo dica. Dico, io non sto dicendo nulla. Premesso che ha fatto. Premesso che nessuno, quindi le persone che hanno potuto fare questo, in particolare, potrebbero essere o la Rosanna, o la Manni madre, o la Manni figlia. Voi avete constatato che a un certo punto c'era questo straccio. Immediatamente. O il signor Pacciani. Eh? Diciamoli tutti. Il signor Pacciani, ma mi pare che siamo nel giugno del 92, va bene, il Pacciani era uscito da poco tempo, va bene, però qualcuno no. Sì. Come no? Dico, non avete fatto delle indagini per scoprire, per domandare alla Rossana?
scritta dalle figlie e da altre persone di conoscenza. Quello che voglio dirle è che sembra che il tutto sia nato in un'unica soluzione, non è così. Vede, un'asta guidamolla, per quanto sia un pezzo di pistola che poi risulterà provenire da una pistola Beretta, modello 70, esattamente l'arma del modello con cui l'omicida compie i suoi delitti, non ci diceva niente altro di più. Il modello 70 non è soltanto prodotta nel calibro 22 long rifle, è prodotta in calibro 7,65, presumo che sia prodotta anche in calibro 9, insomma, voglio dire, non ci dice nulla. Noi con quel pezzo di pistola, caro avvocato, non ci facciamo assolutamente nulla, è un pezzo di metallo inerte e muto. Però c'era, no, ecco, però qualcuno doveva incastrare Pacciani. C'è, mi perdoni, aspetti, mi faccia finire l'esposizione, poi diciamo. Quel pezzo di metallo però è avvolto in un pezzo di stoffa. È il minimo che noi possiamo fare, cercare di verificare se quel pezzo di stoffa può provenire dalle stoffe che in quantità industriale il Pacciani tiene in casa sua. Ora, non è, quando siamo andati, noi non è che abbiamo fatto una ricerca in casa, abbiamo chiesto alle figlie se per caso rammentavano d'aver visto una stoffa bianca a fiori verdi, mi pare che fosse una cosa del genere, a casa loro. Loro ci dissero no, assolutamente no, non ce lo ricordiamo. E quindi stavamo andandocene, se non fosse stato per l'assistente Venturini, che avendo seguito la casa di Pacciani, il salotto confinante con la cucina, lui è rimasto in piedi sullo stipite, ha visto questo strofinaccio, lui ha la vista migliore della mia, evidentemente, e ha detto anche. A quel punto noi abbiamo detto, ma ecco, la stoffa è questa, ecco, certo. Ecco. E loro ci hanno detto, questo ce n'è un monte di pezzi di questo tipo qui, perché? Perché lo sanno? Perché gliel'aveva dato una certa signora, eccetera, eccetera. Ma questo è un fatto importante, sì, no? Certo. Perché quella stoffa faceva parte di lenzuola. Data 2 anni prima. Date da una parente della datrice di lavoro della Graziella, ma tempo prima. È un dato che loro ricordano. 2 anni prima, quando il signor Pacciani era ancora in galera, però. Esatto. Ecco, scusi, io le faccio la domanda per l'investigatore. Sì, però il signor Pacciani, nel momento in cui l'asta guidamolla viene ritrovata, non è in galera, è fuori, ed è fuori per l'esattezza dal 6 dicembre 1991. Certamente. Dal 6 dicembre 1991 fino al mese di giugno del 92 intercorre un lasso di tempo più che sufficiente per fare in modo che il signor Pacciani, premetto, avvolga quel pezzo di pistola, nell'ipotesi che sia, ne prenda tutte le precauzioni atte alla conservazione, al non deterioramento di quel pezzo di pistola e cerchi di nasconderlo. Per il resto, avvocato, io ho molto sperato che l'anonimo che ha scritto quella lettera si facesse vivo. Anch'io lo speravo. Lo abbiamo sperato tutti, ma lo abbiamo sperato perché certamente questo dato, anche se poi viene a connotarsi nei dati oggettivi, appare, si presta a questo tipo di interpretazione che lei gli dà. No, io non gli voglio dare questo, io domando a lei, scusi. Perché siccome, guardi, mi scusi. No, scusi, le faccio io le domande, mi scusi, dottor Piruzzi. Prego, vabbè, però lasciamo la risposta. Certo. Prego. Mi perdoni. Lei, da ottimo investigatore qual è, quando vede, sente, avverte, legge delle lettere anonime, avverte questa situazione strana di qualcuno che vuole a tutti i costi, mi scusi la terminologia, il verbo, incastrare il Pacciani, che cosa fa? Cioè, capito? Perché questo qua è chiaro che è qualcuno non che vuole incastrare il Pacciani. Così lo legge lei, perché lo vuol far dire? Non deduco nessuna ipotesi di fantasia. Non lo voglio fare. Ma posso raccontarle, posso dirle con assoluta certezza che ci sono persone sul conto delle quali sono arrivate ben più di 2 lettere anonime, persone che peraltro non erano neanche mai emerse e comparse in evidenza, come è comparso il signor Pietro Pacciani, che ha goduto di una notorietà sui giornali direi strepitosa, secondo me impropria, però non ce l'ha avuta. A questo punto è strano che ne sia arrivata soltanto una,
perché la nostra esperienza era ben diversa, perché al momento in cui qualcuno veniva nell'ordine di idee, veniva pubblicato sulla stampa, poi sommerso direttamente. Ma quello che lei dice non significa che qualcuno voglia incastrare il Pacciani. Il tono stesso della lettera anonima è il tono di chi racconta, per quel che ricordo io, di chi racconta un fatto. Ho trovato questa lì, e aggiunge, e non dice il signor Pacciani è quello che l'ha nascosta, dice guardate che lì ci abbiamo visto, ci va lui e con la moglie e le figlie, non so se ricordo, lui ci va, insomma tenetene conto, e questo è il tono della lettera, quindi un tono narrativo, espositivo, non un tono livoroso di colui che vuole a tutti i costi che si mettano le mani sul Pacciani. Aggiunge, il che poi è difficilmente contestabile, che la moglie e le figlie sono tenute in soggezione da lui, magari lo dice in un modo un po', che quindi non sono libere molto spesso di ragionare col loro cervello, lo dice alla Toscana e alle Songrulle, no? Ecco, e fanno tutto ciò che lui gli ordina, il che è un dato oggettivo, abbiamo... Sì, certo, io mi scusi, lei però, quando finisce questo rapporto, per dare forse inconsciamente ulteriore peso indagativo a questo ritrovamento, mi pare che faccia un'asserzione che non è confortata da un dato oggettivo vero, e glielo... ripeto, glielo leggo su. Certo. Tale affermazione, più volte ripetuta dall'indagato, l'indagato dice la circostanza appare tanto più interessante in quanto, stando all'anonimo, l'asta vita molla avvolta nella stoffa sarebbe stata da questi trovata in una zona grossomoto ubicata fra la strada che conduce a Luiano e la stradina di Crespello, dove il Pacciani si sarebbe recato in passato, asseritamente per rintracciare la moglie che si era persa in quel bosco andando a cercare funghi fuori stagione. Tale affermazione, più volte ripetuta dall'indagato, non solo agli scriventi e dai carabinieri, risulta, per quel che riguarda il suo essersi recato in quella zona, veritiera e puntualmente riscontrata tanto in sede di intercettazione quanto da un servizio di osservazione. Si allega a tale scopo la relazione di servizio del 22.4.92 e io vado a vedere questa relazione di servizio, e la relazione di servizio è piuttosto muta, perché... La prego di leggerla. E la leggo, sì. Lidia Voce. Dunque, allora, no, ora a me basta. Annotazione di servizio relativa alla intercettazione ambientale a carico di Pacciani Pietro. Ambientale significa qua dentro o no? E dovrebbe esserci allegato. C'ho tutto, guarda, io ho tutto. Ecco, allora legga per cortesia. Tutto leggo. Sì. Ambientale cosa vuol dire, tanto per cominciare? Che era intercettato in casa sua. In casa sua. Al signor dirigente della squadra mobile, la sottoscritta agente di PS Scirocchi Lidia, comandante di servizio con turno 13-19, quindi sta lì. È il suo compito. È il suo compito. E dice, ore 12.40, il Pacciani commenta quello che sta vedendo in televisione. Ore 14, il Pacciani sta dicendo alla moglie che ha fatto un altro viaggio a San Casciano senza pagare, in quanto non ha timbrato il biglietto, e se sarebbe passato il controllore gli avrebbe detto che lui lo aveva timbrato ma che non lo aveva segnato, pertanto non era colpa sua. Ore 14.10, il Pacciani spegne la televisione. Ore 14.30, il Pacciani e la moglie vanno in cerca di asparagi, ma non si sa dove, non c'è scritto dove. Alle 17, il Pacciani e la moglie rientrano. 17.30, il Pacciani è in giardino. Quando il Pacciani e la moglie escono di casa per andare in cerca di asparagi, c'è altro agente si occupa di vedere dove. Però lei non l'ha allegato. Io ho allegato tutto e credo che si dovrebbe trovare anche quella relazione di servizio. Non c'è.
Perché io ho letto tutto. Allora... Perché non lo facciamo dire ai testi, dato che gli atti di PG in questo processo non sono usufruibili? Io l'ho fatto leggere perché non si dicesse che il PM non vuole che si leggano gli atti, ma questi atti non sono usufruibili, dobbiamo sentire i testi. Avvocato Bevacqua. Avvocato, c'è poco da fare. No, volevo c'è poco da fare. Ha letto finora rapporti non usufruibili e io che devo fare? Non ho colpito di spada. Né no, di pugnale, né tant'è di che sono stato zitto, però non può dire che manca un atto, non sono usufruibili, sentiamo i testi. Vabbè, è da stamani che dico sentiamo no, siccome, mi scusi Presidente, la cosa è un po' diversa. Formuli diversamente la no, domanda. La cosa è leggermente diversa, perché nel rapporto si parla di un allegato e io leggo l'allegato e l'allegato non mi dice niente, punto e basta. Il rapporto giudiziario non è usufruibile come atto della Corte. C'è con assoluta certezza. Ma lei dice che l'ha allegato, lo vedremo. Oh, abbia pazienza. Allora io ho quasi finito perché mi passa la voce è importante per uno che parla sempre. No, senta, lei mi ha detto, ci ha detto anche per capire un pochino come è stata l'attività di indagine, che voi comunque avete sempre mantenuto un rapporto con le altre forze di polizia che indagavano sugli altri elementi oggettivi, soggettivi, che potevano avere una qualche rilevanza sul piano della prova, quindi sul piano della ricostruzione dei fatti e in particolare della individuazione del personaggio che aveva commesso tutti questi efferati delitti. No? Dal 1989 abbiamo lavorato insieme. E allora io le domando questo, perché io sono rimasto da vecchio carabineruccio da quattro soldi, sono rimasto un po' perplesso, dico ma come mai non si è fatto un'indagine sul punto? Io le leggo due pagine che mi sono un po' rimaste strane a digerire, se si possono digerire le pagine. Allora, ci fu un fatto, io non so se lei lo ricorda oppure no, siccome lei mi ha detto che aveva ancora attività di indagine d'accordo con i carabinieri, le domando se è stata fatta un'indagine sul punto, perché qua ci sono degli elementi oggettivi da cui trarre, ecco, ed si tratta di una pistola che tal Danio Bardi ebbe a denunziare smarrita. Calibro 6 corto. No, calibro 22. Sì, calibro 22 corto. Ma corto o lungo non mi interessa. No, interessa a noi perché la pistola smarrita è un calibro diverso dalla pistola con cui sono stati commessi gli omicidi. Sicuro? Per quanto mi è dato ricordare, sì, e la prego di credermi. No, perché, guardi, questo fatto mi ha lasciato perplesso perché... Aveva lasciato perplesso anche me, finché non ho accertato che si trattava di un calibro 22. Ecco, però io comunque sarei andato avanti, mi scusi perché sarei andato avanti. Perché questo signore dice di avere smarrito il 21 agosto del 1971 questa pistola che lui aveva lasciata in una macchina. In una macchina. Diceva perché credo che sia deceduto. Poi è morto, diceva, sì, è morto. No, però è morto dopo l'85, l'86, l'87, l'88, l'89, eccetera. È morto 2 o 3 anni. Infatti non l'abbiamo lasciata cadere. Però, mi scusi, c'è un dato che mi ha un po' così colpito. Dal controllo effettuato dagli agenti nell'interno dell'auto, l'auto è stata poi ritrovata, non fu trovata la pistola. La pistola di cui sopra non veniva rinvenuta e sul tappetino anteriore sinistro, vicino al sedile, veniva notata una piccola goccia di sangue. Altre gocce di sangue venivano notate sul fianco sinistro del suddetto sedile e nel vano porta oggetti, lato sinistro. Veniva trovato un tovagliolo intriso di sangue. Inoltre sul pannello della portiera sinistra, all'altezza della manopola, veniva notato un piccolo foro. Qualcuno aveva sparato, qualcuno aveva ferito qualcosa o qualcuno. O si era ferito. Ecco, io ho visto che qua si è bloccato, si è fermato, non è andato avanti nulla. Domandavo, è andato avanti oppure no? È andato avanti. E che è successo? È andato avanti fino al momento in cui abbiamo ritenuto che se dovevamo approfondire oltre questo, avevamo circa altre 6.000 piste di gran lunga migliori da approfondire. Ma mi consenta, se io devo fare accertamenti su colpi esplosi, che peraltro non sono stati esplosi con una pistola del calibro di quello che noi cerchiamo,
Allora mi chiedo per quale motivo non dovrei fare accertamenti su colpi esplosi con una 44 Magnum o con una 38. Quello che voglio dirle, avvocato, sì, certo, è che noi abbiamo in mente un'arma che ha una sua precisa connotazione, che ha nelle sue caratteristiche meccaniche delle tracce che consentono di identificarla. Perché vede, avvocato, noi fra le altre cose di cui non ho parlato, fra quei 29.800 e spiccioli documenti che abbiamo inseriti nell'archivio famoso, c'è uno dei documenti che riguarda le pistole smarrite, denunciate smarrite, rubate, quelle di cui non abbiamo trovato traccia. Perché gran parte di questa attività, come vi ho detto, noi non siamo andati a caccia di farfalle, siamo andati a caccia di dati, di fatti, e si è svolta su elementi concreti. Chiaro che il primo tipo di accertamento che noi dovevamo fare erano su tutte quelle pistole che per un motivo o per l'altro venivano alla nostra considerazione in circostanze sospette. Ma io non le voglio fare un appunto. Voglio dirle, lei ha detto mi chiedo perché non è stato sviluppato. È stato sviluppato, naturalmente alcuni degli sviluppi preferirei tacerli se non è necessario, perché coinvolgono una persona che non è in questo momento indagata. Altrimenti dovremmo parlare di alcune centinaia di medici chirurghi, ginecologi, certamente, avvocati e così via. Ma qua si trattava io di una pistola di sangue, pistola sangue, un buco. Ecco, una pistola smarrita. Posso dirle, avvocato, noi abbiamo spinto gli accertamenti fino al punto di rilevare che quella pistola non era del calibro che interessava a noi, che la persona era in 22, cui... Però. Guardi, era una 22, mi scusi, fra la 22 corto e la 22 lungo esiste la stessa differenza che al gioco dell'otto fra il 18 e il 24. Sono vicini, ma sono due cose diverse, non c'è possibilità di confondersi. Il percussore è identico. È un problema di calibro, avvocato. Il 22 corto è un colpo da gara. È un colpo da gara. Il 22 corto è un colpo che si usa nelle gare di automatica ai poligoni di tiro. A proposito di gara, lasciamolo finire, scusi, per cortesia. Se no, prima gli metto il dubbio, perché sta spiegando come mai, facciamoglielo. Che è sostanzialmente. Ma ve l'hai già detto. Che è sostanzialmente molto difforme, molto difforme. Comunque scusi, non voglio andare avanti. No, può andare pure avanti dove crede. Ecco, io però... Mi perdoni, lo interrompo e non vorrei. Di quando è quel rapporto? E questo rapporto è aspetti, lo dico subito, del 1971 e poi viene ripreso poi nel 91. Ecco, insieme a tutti gli altri che noi prendemmo in considerazione. Sì, c'è un fatto invece del 1985. Bene. Che mi ha pure questo stupito. Qua la prima volta mi ha stupito, però lei mi ha spiegato che non essendo lo stesso calibro, il mio stupore si è vanificato. Ora invece questo è uno stupore che permane. Perché? Perché viene sentito dai carabinieri di Prato, ecco, non so se lei ha fatto anche queste indagini, un certo signore, il quale dice che nell'estate dell'81, mentre mi trovavo a assorbire un caffè presso il bar sito località Nome di Gesù di Calenzano, è venuta una persona, mi ha dato 3 proiettili dicendo che lui ne aveva altri 5 o 600. Questa persona aveva altezza 1,80 circa e guarda caso questo proiettile, questa volta sì, era un proiettile calibro 22 con fondello la lettera H. I proiettili calibro 22 Winchester vengono stampati contestualmente nel numero di alcune decine di migliaia. La domanda è questa, se è stata effettuata oppure no indagine sul punto. Vede, la mole... Ne aveva 5 o 600 questo. La mole, se per questo avvocato sono stati trovati dei proiettili di analogo calibro nel piazzale dell'ospedale di Ponte Annicchi, credo qualcuno di più. Comunque qualcuno, allora mi confondo con quelli inviati ai magistrati. Sono 3. Vede, parliamo di oggetti che vengono prodotti in quantità veramente mostruosa. Sì, ecco, sì. Siamo nell'ordine di milioni nei lotti, ma
in sé e per sé considerati, questi proiettili, credo che se andassimo a cercarli all'armeria qua vicino, non avremmo difficoltà a procurarcene. Quelli che ci interessano sono proiettili riconoscibili, identificabili, che abbiano i segni, certo, i marchi, le tracce, certo, della pistola, che sono quelle sì, quelle sono riconoscibili. Ecco, ma scusi, io le faccio una domanda. Sul conto della persona... Mi scusi, siccome nei confronti del Pacciani non è stato trovato né un... Prima, non è stato trovato nulla, ma si è soltanto... personalizzata la indagine, me lo consente, perché questo mi pare che sia. No, non glielo consento perché non è vero. Cioè, attraverso il computer questo signore aveva dei problemi, ha avuto dei problemi. Allora, si è spersonalizzata perché è intervenuto uno strumento estraneo, oggettivo, che non aveva nessun... Che era il computer. E che non aveva nessunissimo interesse a identificare il signor Pacciani. Facciamo questioni di parole. Vabbè, non è zuppa, è pan bagnato, pappa col pomodoro, qualcosa del genere. Andiamo avanti, non facciamo commenti. Qua, questo mi pare che sia importante. Mi pare che dovesse essere importante per l'attività di indagine, perché l'uomo che mi ha dato i proiettili, posso descriverlo come segue, anche se non lo credo e se non lo ricordo al 100%, altezza 1,80, corporatura robusta, eccetera, non voglio dire che è, chi non è, perché non si sa, questo signore che ha ricevuto questi proiettili è addirittura una guardia giurata, e questi proiettili li aveva avuti nell'81, dice che questo signore che gliel'avevi chiedo scusa, Presidente, ma allora perché... ora la devo interrompere perché mi ha interrotto lei. Perché non ha indotto questo test invece di fare le domande al dottor Perugini? Io non ho altro da dire. Sì, allora scusi, l'ha fatto le indagini su questo punto o no? Scusi, insisto, la domanda non è così ponibile, Ha fatto le indagini su una persona che aveva ricevuto dei proiettili? E questi proiettili erano con il fondello H? Io non ho nessuna difficoltà a rispondere, perché la sua domanda è giusta ed è pertinente. La ringrazio. Quello che voglio dirle è che sono state fatte indagini, naturalmente non le ho fatte tutte io, e quando dico io intendo parlo della sezione della Polizia di Stato, ecco. Anche perché sarebbe stato materialmente impossibile. Lei si rende conto che, avendo da macinare un numero di sospetti che si contavano nell'ordine delle migliaia, io non credo che mi sarebbe bastata, né ai miei collaboratori, un'intera vita per approfondirli tutti, a meno che non emergessero sul conto di queste persone dei dati di tale interesse da indurre a un approfondimento particolarissimo. Quindi è una valutazione che lei faceva soggettivamente. Il primo, no, mi perdoni, non è una valutazione soggettiva, è una valutazione oggettiva di valutazione di dati. Sono i dati, sono i fatti, ecco, che parlano per sé. Io non ho capito il dato che cos'è? Il dato è il computer, perché se no ci... O il computer che mi dà dei dati e non è un dato, oppure è un dato oggettivo, un elemento oggettivo dal quale noi dobbiamo risalire attraverso questo dato alla cosiddetta verità, il sillogismo, è vero o no? Guardi. Quindi il dato oggettivo qual è? Qua abbiamo dei proiettili con una marca ben precisa, H, e una persona che dice: io l'ho ricevuto da una persona che mi dice che questo ne aveva 5 o 600. Benissimo. La domanda che le faccio: fu attivato oppure no la indagine? Allora, quella cosa arrivò ai carabinieri, che certamente fecero i loro accertamenti. Aggiungo, quei proiettili consegnati da questo signore in quella circostanza, va bene, erano non diversi da alcune altre centinaia di proiettili arrivati a noi per altre vie, che... erano il cui unico interesse era la rispondenza ad un marchio di fabbrica che ne produce milioni. Se quel signore ci avesse portato dei proiettili che erano significativi, in quanto quei proiettili erano stati rinvenuti in luoghi significativi o erano segnati, a quel punto le posso assicurare che l'attività di indagine non sarebbe stata inferiore a quella che è stata esperita per alcune
centinaia di persone, fra cui il signor Bacciani, che non ha goduto di un trattamento di particolare benevolenza, non dice di particolare benevolenza. Mi perdoni, voi non dovete fare benevolenza. Gli investigatori mirano ad accertare dei fatti, non a voler bene agli indagati. Siamo d'accordo. Ecco, ma voglio dire, non è che nei suoi confronti si sia adoperato un metro investigativo diverso da quello adoperato per chiunque altro. No, e quando parlo di chiunque altro non parlo di due persone, certo. Parlo di molte persone. Va bene, senta, io ora le concludo perché poi casomai, siccome lei dovrà ritornare, io sono a disposizione. È un piacere per me averla qua. Anche per me rispondere alla sua domanda. Grazie. Ecco, lei ha detto che la famiglia Rosselli del Turco era la famiglia presso cui questo signore lavorava e avete fatto delle indagini sul punto, in particolare avete cercato di sapere che cosa facesse, dove lavorasse e in che zona lavorasse il signor Bacciani. Ecco, io voglio che se lei, siccome leggo un suo rapporto, sì. Se conferma che lui stava in una casa colonica di via Sant'Anna, proprietà di Bonsignor Indro, posta di fronte alla casa, e sull'altro versante della valle dove abitava il Bacciani Pietro, vedi foto numero 9, viene data in locazione da diversi anni a turisti stranieri, prevalentemente di origine tedesca. Questo me lo conferma? L'ho scritto io. Mi scusi. Sicuramente. Bene, altro, avvocato Fioravanti? Io pochissime cose perché già Prego. È stato molto lungo ed esauriente per la fase l'avvocato collega Bevacqua. Dottor Perugini, lei questa mattina ha affermato che Bacciani è una delle nostre opzioni. Questa è una frase che esatto. Non può era. Disconoscere. Questa sera ha detto, noi abbiamo degli elementi da verificare e non delle prove. Io le chiedo, voi cercavate l'autore che firmasse questi delitti, come mai ci dite che siete partiti dal 1989 risultandovi da quegli 82 un condensato di 26 nomi e non vi siete curati dall'85 all'89 di una lettera anonima che penso sia stata la vera partenza per le vostre indagini, cioè è quella lettera o sono le vostre indagini dall'89? Quella lettera anonima si confonde con altre centinaia di migliaia di lettere anonime arrivate come arrivavano in genere subito dopo i duplici omicidi e come spesso arrivano dopo un fatto che desta scalpore. Quella lettera anonima ebbe sviluppo in una perquisizione condotta approssimativamente in una sola delle case del signor Bacciani, non nelle altre due che lui già possedeva e né nelle loro pertinenze. Dopodiché, l'ufficio continuò ad occuparsi, visto che i carabinieri avevano dato esito negativo sul conto per quanto riguardava la perquisizione dei Bacciani, continuammo a occuparci di numerosissime altre opzioni. Ora, è molto facile adesso. In questo momento il processo si focalizza su un personaggio, tutto ruota intorno a un personaggio perché lui è l'imputato e può sembrare, questo può dare la falsa impressione che noi per anni ci siamo occupati soltanto di lui, questo non è vero,
Il fatto che noi nel 1989 iniziamo quel tipo di verifica, quel tipo di accertamento, non potevamo iniziarlo nel 1985, subito dopo, perché quell'accertamento scaturisce dal silenzio dell'autore dei duplici omicidi per un certo periodo di tempo. Spero di essere stato chiaro. Quindi, al momento in cui, dopo una serie omicidiaria estremamente virulenta, ripetuta, l'autore, che tutti ci si aspetta torni a colpire con la stessa regolarità, non colpisce più, in quel momento, e non colpisce più per certi anni, in quel momento noi cominciamo a considerare quell'opzione. Però, vede, di ipotesi investigative ne sono state fatte tante altre nel frattempo. Se crede, io posso farle avere, avere uno schema di quante ipotesi investigative abbiamo sviluppato, non con minor cura e non con minor attenzione. Mi basta la risposta, soltanto mi resta il dubbio che la partenza non sia quella di un computer, ma quella di una persona, non quella dei fatti, ma quella di un soggetto e basta. Vabbè, comunque, ma le immagini... Sì, no, mi resta il dubbio, mi resta vabbè, il dubbio. Avvocato. Ecco, me lo tengo, Ecco, perché le indagini su Pacciani sono state intensificate? Perché poteva essere la chiusura più semplice di un qualcosa che doveva essere chiuso, oppure perché realmente i fatti riscontrati sulla persona di Pacciani e sull'ambiente di vita di Pacciani erano realmente oggettivi? Lei mi fa una domanda molto difficile, io cercherò di essere osariente. Sono 25 anni, 26 di indagini. Primo, noi abbiamo sopportato per 25 anni un'indagine aperta, quindi nessuno ci imponeva di chiuderla, ecco. E nessuno di noi ha cercato di forzare i tempi per chiuderla. Io non credo, sinceramente, per quanto fosse grande il desiderio nostro di catturare l'autore dei duplici omicidi, che... Potessimo pensare di chiuderla. Al momento in cui cominciamo a investigare su questo nucleo di nomi, ecco, lo facciamo come abbiamo sempre fatto con gli altri, con la giusta dose di scetticismo e con la giusta dose di impegno. Ecco, naturalmente niente ci garantiva che l'una o l'altra ipotesi sarebbe rivelata fruttuosa. Però i fatti ci sono capitati in mano. Certo, li abbiamo cercati, certo, forse abbiamo posto in atto l'attività investigativa convenzionale, forse nel modo giusto, gli errori ne avremmo commessi diversi, indubbiamente, nessuno è perfetto, però i fatti ci sono capitati in mano, non è che li abbiamo creati, non li abbiamo inventati, non li abbiamo piantati e innaffiati per farli crescere, sono cresciuti da soli. Non lo dice nessuno questo, che voi li abbiate inventati. Io ho detto, forse c'era qualche caso più attinente ma più difficile al caso del mostro di Firenze, diciamo mostro, dell'autore. Io penso che, ecco, io vorrei, avvocato, fioramente sgombrare il campo una volta per tutte da questo, perché credo che lei voglia parlare sul discorso dell'insospettabile ad alto livello. È un discorso che molti hanno fatto. Vede, io credo che la SAM ha investigato più insospettabili di quanti sia possibile e lecito sospettarne, col risultato che questi cosiddetti insospettabili, le persone in posizioni eminenti, in posizioni di rilievo, di prestigio, eccetera, eccetera, hanno finito inevitabilmente per ritrovarsi ad essere i primi sospettati in questi duplici omicidi. Noi cercavamo un autore di duplici omicidi che fino a quel momento non era stato sospettato. Vede, e questa è una mia considerazione personale, in un immaginario collettivo in cui tutti pensano al chirurgo, perché la stampa ha detto che l'autore taglia magnificamente bene, fa operazioni chirurgiche, tutti pensano al ginecologo perché si focalizza sul seno e sulla vagina della donna, tutti pensano alla persona talmente al di sopra di ogni sospetto. Noi abbiamo semplicemente considerato che non potevamo escludere neanche coloro che, apparendo
sfuggendo all'immaginario collettivo, dimessi erano ugualmente potenziali e sospettabili. Il signor Pacciani è stato un potenziale sospettabile esattamente come tutti gli altri. Naturalmente non abbiamo escluso queste persone di cui lei parla. E per quanto riguarda le difficoltà investigative... Ma oggi non sono, nemmeno oggi sono escluse. La prego. Nemmeno oggi queste persone sono escluse, perché noi abbiamo elementi da verificare e non prove. No, quindi non sono io escluse. Non ho... Mi perdoni. Parlavo al passato. Al passato. Parlavo al passato. Quindi abbiamo messo una pietra sopra. Vede. Scusate, è bella l'assonanza, però non è così. Quello che voglio dire è che noi non facciamo altra attività che quella di raccogliere elementi, che sono quelli che sono, si presentano nella loro natura, nella loro essenza, nella loro quantità, sono quelli. E al momento in cui ci sembrano pertinenti, ci sembrano rilevanti, ci sembrano significativi, li presentiamo, come è dovere nostro, senza particolari interpretazioni, mi consenta avvocato Bevacqua, ma con l'apparenza del dato che è, del fatto che è, all'autorità giudiziaria. Non rilevano i convincimenti personali in questo processo, ma lei certamente non vuol sapere di che cosa sono convinto io. No. Se me lo chiede io glielo posso. Ma io non, no. Ma io non glielo chiedo, io questo non glielo chiedo. No, io volevo soltanto... Qui. Sì? Sì, soltanto due cose, ma le faccio in un'unica domanda brevissima. Il primo punto della domanda: quante persone ha frequentato il garage di Pacciani dal 6-12-91, giorno della libertà di Pacciani, al 25 maggio 92, giorno dell'arrivo della lettera ai carabinieri? Cioè quante persone l'hanno frequentato, tra cui anche molti della polizia. Seconda domanda. Mi ripete le date, perché su sì, questo... Sì, Pacciani viene liberato il 6 dicembre del 91. Mi perdoni, avvocato, lei ha fatto una domanda alla quale ha dato una risposta. No, ha detto. Fra cui molti della polizia. No, cioè oltre quelli della polizia tante altre persone l'avranno frequentato, Pacciani stesso. Sì. Io le chiedevo quante persone, quante volte hanno frequentato quel garage per poter trovare qualcosa attinente a quello straccio e a quel tiramolla. Questa era una delle domande. Seconda sì. Domanda, noi siamo stati insieme, lei ed io, in quel periodo delle perquisizioni quasi giornalmente lì. Sì. La mia grande meraviglia, se me la può spiegare, è il ritrovamento del proiettile in quel paletto di vigna. Non lo dica a me. Ecco, quel paletto di vigna, cioè la vigna... Vigneto, no, vigna, io dico vigna, la chiamo vigna, sono marchigiano, la chiamo vigna. Va bene, abbiamo capito. Ecco, in quel paletto fu trovato, senza prima esserci passato col metal detector, fu trovato per caso. Sì. Oppure era stato con qualche avvertimento. Allora, guardi. Queste erano le mie due ultime domande. Io sono molto grato di queste domande. Primo, per quanto riguarda la frequentazione del garage di Pacciani, che se lei mi dice nel periodo intercorrente, beh, certo, avevamo perquisito quel garage, certamente. Prima ancora della nostra perquisizione, mi sembra che il Pacciani ci portò un paio di ex detenuti, no? Sì, assieme a Don Cubattoli. Sì. Ecco, a Don Cubattoli, mi ricordo bene, perché può darsi che io dica qualcosa di cui non sono... No, ecco. No, perfetto. E altre persone, a parte i familiari, non a me personalmente non risulta che abbiano frequentato quel garage. Per quanto riguarda il proiettile, la sua grande sorpresa... Però scusate un attimo, io vi dico una cosa. Del proiettile ancora non ne abbiamo parlato, per la verità, nell'esame. Io direi che sul proiettile sarebbe bene... È da stamani che dico la stessa cosa, ma vedo che nessuno così, mi sta a sentire. Meno male, ora qualcuno così, mi ha... Sì, capito. E questo giova sia all'accusa che naturalmente. Scusi, mi ero dimenticato. Il proiettile è un punto piuttosto importante. D'altra parte...
non ha fatto parte dell'esame, quindi no. Magari ne parliamo diffusamente e compiutamente dopo, se siete d'accordo. Io non ho altre domande. Va bene. Prego, avvocato. Fra la voce che partiva, poi le cose che anche il cervello se ne andava, mi ero dimenticato due cose di domandare al signor, al dottor Perugini. Lei ha fatto una serie di verbali di perquisizione, sono stati fatti. Questo io mi faccio riferimento ad un verbale di perquisizione dell'11 giugno 1990, sì, quando ancora Pacciani era in carcere. Sì. Ecco, io le voglio domandare, solo credo che ci siano agli atti questi verbali di perquisizione, è un verbale che è segnato 000032, non è 007 ma 32, no, e questo verbale, si dice a un certo punto che voi, la SAM, ha fatto dei rilevamenti facendo la perquisizione con attrezzatura idonea per il rilevamento dei metalli, quindi già nel 1990, sì, va bene? Quindi questo lei la conferma? Sì, sì. Le domando anche se conferma oppur no quest'altro dato. Avete sentito tutta una serie di persone, c'è l'articolo 62, ma questi non sono stati né indicati né sentiti, né però sentiti da voi, quello che hanno detto, questo non lo hanno detto, ma voi l'avete recepito perché l'avete trasfuso in un rapporto, e la pagina 15 di questo accertamenti su Pietro Pacciani del 3 maggio 90, il Pacciani è ancora in carcere. Queste persone dicono, in particolare un certo Nesi, di aver saputo per voce di popolo, che è quasi la Vox Dei, che il Pacciani deteneva un fucile, sicuramente quella d'avancarica, ma anche egli escludeva che il Pacciani avesse passione per la caccia, né potrebbe affermare di averlo incontrato specie di notte nelle campagne del circondario. Era solito fare apprezzamenti anche pesanti nei confronti delle donne che, a quanto gli risulta, piacevano molto al Pacciani. La conferma questa circostanza? Lo confermo. Grazie. E piacevano tanto che sul lavoro si legge tutto. Non è stato sentito Pampaloni Pietro, classe 1917? Credo che sia stato sentito. Pampaloni Pietro? Credo di sì. Vabbè. Altro ex dipendente dello stesso. Quella è una sintesi, un sunto, avvocato. È un sunto, assunto. Ecco, allora è bisognerebbe sintesi. Andare a prendere i verbali di sommaria informazione. Dico comunque, mi questo dice... Sì, però realizza una verità parziale. Va bene, siamo... Va detto tutto. C'è la sua verità, la mia verità, la sua verità, no, le verità del una popolo. Verità, cioè ecco, un dato parziale. Questo è un dato oggettivo. Un dato oggettivo. Grazie, nient'altro. Può andare, dottor Perugini? Lei, avvocato Colao? Grazie, Presidente. Dica. Dottor Perugini, lei stamani ha parlato descrivendo... gli 80 nominativi che erano stati oggetto di indagine, e fra questi c'era il Pacciani, che sarebbe stato portato ad escludere il Pacciani da questi, così a impronta, sì, per le malattie di cui quest'uomo era portatore. Anche per le malattie. Anche per le malattie. Sì. E per l'età, se non erro. E per il fatto che era, vabbè, sposato con figli, ecco. Viceversa poi ha detto per converso che c'è stato un episodio ospedaliero in cui, che non ho capito bene, in cui al signor Pacciani sarebbe stato estratto un oggetto dall'ampulla rettale. Era un fallo. Mi vuole precisare bene gli elementi di questa... di questo episodio? Sì, era... Mi oppongo perché esiste, Presidente, esiste nel fascicolo del dibattimento addirittura una cartella clinica, quindi siccome l'avvocato Colao non è né un medico che ha estratto l'ampolla né nessun altro, non è un perito né il dottor... Chiedo scusa ecco. Avvocato Bevà, Presidente, se mi è consentito, io ho posto una domanda, perché stamani il test ha fatto una precisazione. Questa precisazione era rimasta oscura perché il test l'ha appena sfumata. Ecco, quindi il discorso era qui. Era un fallo. Sì. E... Avvocato Colao, mi perdoni. Guardi, in atti esiste una certificazione medica, signori, silenzio.
che riguarda proprio questo episodio. Ora, io non credo che il dottor Perugini francamente sia interessato. No, ma perché se n'era accennato appena? E ci può dare spiegazioni migliori. Se mai le chiederemo al Pacciani a suo tempo. Certo. Capito? La possiamo chiedere al medico che ho indicato io sul punto, signore. Quindi credo il dottor Perugini più di quello che ha detto non possa dire. No, io... Altre domande? Un'altra cosa volevo chiedere. Lei ricorda nei verbali della SAM che ha sottoscritto o naturalmente a cui ha partecipato, certo erano tanti, che il Pacciani era solito accompagnarsi con le figlie in macchina e poi lasciarle a volte per lunghi periodi sole in macchina allontanandosi per 2 o 3 ore? Sì. In occasioni di feste o sagre? Sì, lo ricordo questo. Beh, grazie. Non ho altre domande. Avvocato Pellegrini, prego. Avvocato Pellegrini, parte civile. Lasciando stare i processi che non abbiamo fatto, che ancora non abbiamo fatto, e ritornando a quello che stiamo facendo, io le chiedo, dottor Perugini, di indicare in modo schematico, senza entrare nel dettaglio degli elementi di prova che via via poi verranno sviluppati nel corso della successiva indagine dibattimentale, quali sono gli elementi di fatto, quindi elementi concreti, che vi hanno indotto a focalizzare l'attenzione su Pietro Pacciani e a offrire quindi la figura di Pietro Pacciani alla autorità giudiziaria, agli indagatori e quindi a questo processo. Avvocato Pellegrini, purtroppo lei stamani non c'era, ma spiace. Il test ha riferito diffusamente, dettagliatamente, non so se esaurientemente. No, non chiedevo attraverso quali elementi, attraverso quali derivazioni si era giunti a individuare Pacciani come soggetto da indagare. Una volta iniziate le indagini, comunque ci si sia arrivati, o attraverso il computer, attraverso le lettere anonime, lasciamo stare, diamo tutto per accantonato, non mi sembra tra l'altro nemmeno particolarmente interessante, almeno a me personalmente. Una volta individuata tra i vari indagati la persona del Pietro Pacciani, lo sviluppo delle indagini attraverso gli elementi acquisiti durante le indagini, quali sono, in una ricostruzione schematica, non credo che sia stato, non lo so se stamattina è già stato fatto questo dettaglio, degli elementi acquisiti via via nel corso delle indagini a carico di Pacciani che hanno portato alla focalizzazione delle indagini stesse sulla figura di Pietro Pacciani, tanto che si fa il processo a Pietro Pacciani. Come abbiamo... Capisco che è una domanda ampia. Avvocato, è tutta la mattina e noi parliamo di queste cose, dal radicamento sul territorio, dall'aver consumato un omicidio con certe modalità e via dicendo con perquisizione. Ora, se vogliamo ripetere tutto questo, ci stiamo fino a domani. È una domanda troppo generica, tra l'altro il test, mi correggano le parti presenti, ha già esaurientemente, più che esaurientemente risposto sul punto. Presidente, insisto su questo, non vorrei ripetere e far ripetere. Saremmo tutti tranquilli. Probabilmente ci sono, se non questo non è... Che non ci siano mi sembra un po' strano, quantomeno nella ricostruzione indagatoria della polizia. Se a questo è già stato risposto, io mi scuso. Speriamo che risponda il processo in qualche maniera. Io vorrei... Ma una elencazione schematica di questi dati, dottor Perugini, li ha tutti a mente, ce li può dire tranquillamente. Ecco, il Presidente giustamente sottolineava che di questo se ne è parlato diffusamente questa mattina, perché ora io il dato di partenza... Non c'era, dovrei far fare al test un bignami della mattinata. Per carità, non certo ad uso e consumo dell'avvocato Pellegrini. Però... ad aggiungere qualche cosa... Volevo soltanto fare una precisazione per l'osservazione che ha fatto l'avvocato Bevacqua. Non è vero
che non ci sono elementi di fatto. E una piccola precisazione, perché è vero, l'indagine convenzionale mira a recuperare quelli che sono elementi concreti, toccabili, annusabili, tagliabili, pesabili. Questo non significa che degli elementi percepibili, ma non tangibili, non siano ugualmente elementi di fatto. Ecco, è questo il discorso a cui questo è il discorso che volevo spiegare, e questo è il motivo per cui questa mattina si è iniziato a parlare di quello che è un elemento importante, non cardine, ma importante, è il ricorrere fra il delitto del 1951 e la serie delittuosa che spazia fra il 68 e l'85 di determinati elementi di fatto, determinati elementi oggettivi che hanno la forza del dato oggettivo e che, anche se non sono palpabili, sono ugualmente concreti e sono ugualmente veri. Questo era quello che tenevo a ricordare. Per quanto riguarda il resto, credo, avvocato, a meno che lei non abbia in mente qualcosa di più preciso. No, la domanda evidentemente è rivolta a lei. Io quali possono essere gli elementi via via acquisiti, li conosco attraverso le carte, visto che la prova la svolgiamo al dibattimento. Sì. Se lei ci faceva la traccia che ha seguito, attraverso la quale la SAM è arrivata volta per volta a individuare in Pacciani il personaggio giusto per questo processo. Avvocato, questa è un'indagine che è durata per molti anni, per diversi anni, e si è svolta quotidianamente. Certamente ci sono dei punti, dei momenti che sono agganci nel tempo, che per noi sono interessanti, che ci hanno consentito degli sviluppi. Io penso che per elencarli tutti dovremmo... posso cominciare a parlare, però dovremmo porci dei problemi. Io non vorrei appunto che questo comportasse troppo ampio. Allora mi limito, tornando indietro nel tempo, quali sono le modalità dell'omicidio del 51 che è stato poi riscontrato? Mi oppongo alla domanda. Gliela faccia fare però, avvocato. Sì, ma già mi oppongo. È un'opposizione preconcetta, evidentemente. No, io so dove vai a parare. Mi oppongo. Avvocato Pellegrini, formuli l'intera domanda. Allora, la domanda che evidentemente già si capiva, se l'avvocato Bevacqua si è opposto prima che la formulassi, è questa. Evidentemente l'omicidio del 51, come tutti gli omicidi, ha determinate modalità, denota la presenza di una certa mano. Quali di queste modalità sono state riscontrate analoghe, se non uguali, negli omicidi successivi che interessano questo processo? È un giudizio, e mi oppongo alla domanda senza 187. Sì? Non è un giudizio. Si chiede di esprimere un giudizio. Ad un personaggio che è investigatore, non è perito. Ma non si tratta di giudizi. Gli elementi, gli strumenti attraverso i quali sono stati commessi gli omicidi, che analogie, che uguaglianze ci sono. Non è un giudizio, è una constatazione di fatto. L'uso delle armi, quali armi, in quale modo sono state usate. L'ha già precisato, signor Presidente, queste cose. Ha già detto che ci sono teste, non può formulare giudizi. No, non gli chiede un giudizio. Può descrivere ovviamente i fatti che gli sono noti, senza formulare... Ma non chiedo dei giudizi. Scusi, Presidente, l'ha già detto stamattina, mi perdoni. Ha già detto stamattina... Ripetita Juvent. Quello... No, non Juvent. Perché poi possono diventare qualcosa, non è Juvent, il Milan ha vinto. Mi scusi Presidente, il problema è diverso, credo, perché ha già detto stamattina il teste che l'omicidio del 51 è stato caratterizzato dall'uso e di un coltello e di uno strumento contundente. Se risponde lei, non vuole che risponda al teste, risponde lei. Io non è che voglio questo, scusi. Ha già detto stamattina.
Via, stamani ne abbiamo già parlato, avvocato Pellegrini, dell'omicidio del 50. Potrei mettere sull'uso delle armi. Il numero, la localizzazione delle ferite, se tutte le ferite sono mortali, se si è continuata a infierire anche dopo che si era già procurato la morte. C'è già un'ordinanza della Corte, Presidente, sul punto. E comunque c'è in atti anche la sentenza. E c'è la sentenza, il 236-238. Quantomeno su questi. L'ordinanza. Altre domande? Grazie, no. Bene, prego. Avvocato... Ciappi. Eccomi, perdoni. Ciappi. Sulla domanda che mi sembra riguardi l'unico punto che in realtà il test finora non ha chiarito, cioè le modalità dell'omicidio del 51, mi sembra di dover notare che l'opposizione della difesa non è fondata. L'ordinanza di stamane ha escluso i documenti relativi al processo del 51, sì, va bene, per un motivo formale. Va bene, va bene. I documenti di per sé sono ammissibili. Però abbiamo parlato anche delle modalità. Non ne abbiamo parlato diffusamente, quantomeno le opposizioni di stamattina hanno fatto in modo che il test non potesse parlarne in modo diffuso. Quindi sulla firma dell'autore degli omicidi per cui si procede e sulle eventuali analogie della firma con l'autore del 51, siccome non è un problema personologico ma è un problema di valutazione dei fatti, mi sembra se ne possa parlare. I documenti di per sé sono ammissibili, sono stati tardivamente indicati. Il contenuto di quei documenti può essere oggetto di testimonianza. Se quei documenti fossero perduti, il test non potrebbe dirci cosa aveva letto in quei documenti. Cioè, voglio dire, possiamo sapere dal test quali documenti del processo del 51 ha visto e sulla base di quei documenti quali analogie ha trovato. Oltretutto non è una valutazione quella che si chiede al test. Si chiede al test di spiegarci perché determinate modalità... Intanto lei interpreta a modo suo l'ordinanza della Corte. Signor Presidente, mi scusi. Secondo, sull'omicidio del 51 abbiamo già documenti che parlano, almeno per ora. Altri non sono entrati. Se poi saranno strettamente indispensabili o assolutamente necessari, vorrà dire che la Corte, a suo tempo, a tempo debito, acquisirà altra documentazione. È anche vero che la Corte li acquisisce a suo tempo e a tempo debito, se sono assolutamente necessari, laddove delle prove processuali acquisite in sede dibattimentale indichino la rilevanza, non semplicemente le esposizioni delle parti. Quindi se al test non si dà modo di parlare per poterci dire che cosa potrebbero essere rilevanti quei documenti, difficilmente quei documenti potranno acquisire rilevanza. Il test ne ha già parlato abbastanza diffusamente, quindi valuterà poi la Corte in un secondo momento. Se no, capito, si rimette in ballo. Altre domande, signori? Credo che il signor Pacciani voglia dire qualcosa, voglia fare delle dichiarazioni spontanee. Presidente. Sì, allora per favore però gli dovete favorire il microfono. Allora, rende dichiarazioni spontanee. Mi deve scusare, signor Presidente, ma volevo contestare qui i fatti che io quando mi trovavo a cassiere anni 73 a San Casciano, con il marchese Pierfrancesco Rosselli, ero cassiere, pagato tutti i giorni perché avevo 26 vitelloni, lavoravo anche la domenica. Mi si dice che io andavo in giro, andavo qua a spiare, a girare, a che? Ma che sono un pazzo, poi a guardare che tagliate io. 73. Inoltre poi, con 26 vitelloni nella stalla e 4 ore di lavoro in fattoria, io lavoravo 12 ore al giorno e ero pagato tutta la settimana. Dunque gli domando a lei se io avevo il tempo di andare a girare. Non avevo il tempo nemmeno di legarmi le scarpe io. E poi che vuoi vedere che fa gli altri? Quindi lei vuol dire che lavorava tutti i giorni, compresa la domenica? Oh, io lavoravi tutti i giorni, compresa la domenica. Compreso la domenica, anche la notte quando partoriva le vaccine e compagnia bella. Poi mi si dice andavo a caccia. Io il fucile l'ho dichiarato, avevo un fucile a avancarica denunziato e l'ho regalata ai miei nipoti. C'è tutto sui memoriali che io ho fatto e citato tutto. Passo passo della mia vita. Io sbagliai nel 1951, pagai il mio debito, venni fuori, chiesi la riabilitazione, chiesi perdono alla parte lesa, presi moglie, mi feci una famiglia e di questo fatto sia chiuso. Un debito si paga una volta, non due.
Cosa si va a cercare sempre il solito chiodo, il 51, e lui qui, e lui là, e lui sotto e sopra? È pagato, è sbagliato, tutti siamo soggetti a sbagliare, chiedi perdono. Io difesi il mio onore e la mia moglie, e la ragazza, e doveva essere la mia moglie. Perché certamente questa si lamentava piangendo, dice, mi ha preso per forza, con violenza, piccialo piccialo, non andavo io. Andai per tirargli due pugni, poi dopo mi va a liberare perché fu aggredito e come l'hanno detto, poi tremante di paura, tutti può succedere, di un fatto può succedere a tutti. Dice ero geloso, certamente ero geloso di questa donna, la dovevo sposare, e non avevo mia piacere, me la pigliasse un altro io, la mia moglie, la doveva essere moglie. Poi si dice che gli ha fatto un toro, dice... senza le poppe, io domando a Dio se un toro è delle mammelle, io non l'ho mai visto, no, sì, mi è stato contestato, dice, ha fatto un toro, dice, senza le mammelle, no, una no, mucca, no, un, no, no. Una mucca, un toro, un ha toro. Capito male, ha capito male, sì, è stato, ma si diceva che questo, si diceva, perché lei ha capito male, che questo essere strano, questa specie di mucca, eccetera, aveva disegnato anche le mammelle e che poi lei nel colorarlo o qualcosa del genere l'ha cancellata. Questa mammella che era disegnata, lei nel colorare l'ha cancellata. Se si parla di questo quadro che io lo ritenevo di fatascienza, non fatto da me, ho fatto la terza elementare, non sono capace certo a fare un disegno così. Io lo ritenevo un quadro di fatascienza, invece questo quadro è stato specificato che l'ha fatto un autore di fama, e si riferiva alla guerra là di Cile contro Pinochet e compagnia bella, rivoluzionari, insomma. Ora, questo qui io l'ho colorato, l'ho dichiarato sempre in tutti i memoriali, io non l'ho fatto certo dietro. Poi si riferisce alle crocette, sono gocciole dell'ombrello che cadono con l'acqua, luccicando con il sole, sembrano siano crocette, stelle. Io non ci ho capito nulla, l'ho solo pitturato e basta. Quindi e poi lei la dice, data... Lei dice le crocette non le ha fatte lei, se... No, sono le crocette. Che cascano dalle stecche dell'ombrello. Ma c'è deve essere anche la fotografia di tua prezzo. Poi l'altezza, io, se si va a vedere l'arte d'entità, dice 1,70 m, io sono 1,65 m scarso. Ora l'arte d'entità si dice a voce, quanto tu sei alto? Ma sarò alto 1,70 m, ma non misurato, io mi sono misurato 100 volte. Io non ho mai detto le bugie, mai, ho sempre detto la sincera verità. Si può pigliare tutti i passi della mia vita che ho fatto, ho tutti i libretti di lavoro, dai 64 all'87, e qui c'hanno le copie anche i signori avvocati. Quindi lei avrebbe dichiarato un'altezza maggiore? Come? Come? No, ma io me lo. Si tratta della carta d'identità e si fa a voce, me lo dicono a voce, io non avevo mio metro per misurarmi, Dio sarò. Io non mi ero mai misurato per dire la verità. Chi vuole? Noi contadini siamo a misurarsi a compagnia bene. E poi queste malattie che ho avuto, quelle le sono nella sincera verità. Le malattie che ho avuto, perché ho avuto due infarti e porto sempre qui i cerotti attaccati per la circolazione di sangue e figlio un pugnelli di questa terapia e dovrò fare a starizzola, poi dice pericoloso, pericoloso. Ah, se si tratta di questa fotografia della mucca senza mammelle, e qui non ce l'ha, questo è l'originale e questa è la copia che ho fatto io, se li vuole fare vedere. Non ce l'ha, quella lì non ce l'ha la mucca, le mammelle, che cos'è? Si va a cercare le lucciole per lanterne, non so io. Non ho fatto di male a nessuno, ho sempre lavorato, volevo bene a tutti nel mondo. E perché si va a pigliare tutta questa matassa di frandone? Ma non devo, io il che ho fatto l'ho pagato, l'ho scontato, il che si deve andare a cercare.
Ma poi si domanda a un contadino, si domanda se un contadino va a pigliare migliaia e migliaia di cartucce e dove va alla guerra? Non si compra un etto di chiodini per accomodarsi le scarpe, non mi ha le cartucce. C'è qui una lettera anonima di 13 aprile 1973, arrivata alla magistratura, bisognerebbe leggere, lì c'è quello che è stato, quello il mestiere che faceva, l'artezza, tutto questo che ha fatto questa lettera anonima, dice tutto. Ma guardi, le lettere anonime poi i trucchi, tante cose. C'è dei trucchi, mi sono stati fatti, non so mia da chi, ma da una persona che mi odia. Io non odio nessuno, volevo bene a tutti. C'è qualcuno che mi odia, ma ha fatto questi trucchi, non glielo mi ha fatti io. È come la cartuccia, si dice, messa nel travetto. Quella casa è stata vuota da 6 anni e la cartuccia nella perizia dice, e risale da 3 a 4 anni. Sicché che ce l'avrò messa io, se non c'ero. Ero qua e quando ho fatto la perquisizione gli erano messi, si stava lì, nel 1993. Altro? Io la ringrazio infinitamente. Bene. Sì. Questo avvocato, che ne facciamo di questo? No, io non lo so. Se la volete produrre? No, signor pubblico ministero, lei l'ha vista. Mammelle, questa è una... Onestamente non ho capito da chi viene, chi l'ha fatta. Sembra che sia una copia fatta da lui di un originale, di una specie che viene da un pezzo. Nessuna opposizione, se si capisce. Signori avvocati, se la volete vedere è qui, possiamo acquisirla per quanto può valere. La deposita all'imputato. Quindi. Ecco, e quindi la depositiamo. Il dottor Perugini può andare per ora? Permessi, tanto ritornerà. Per il PM senz'altro. Presidente. Certo, bene, dottore, grazie, arrivederla.